Devo solo avvisare che come siete stati informati, che la registrazione, scusatemi, che l'incontro verrà registrato. Ecco, infatti hanno fatto partire la registrazione. Allora, innanzitutto saluto tutti e vi ringrazio di aver partecipato a questo incontro che è stato richiesto da il comitato No Camionabile Osio Sopra. Allora, prima di iniziare volevo un attimino riepilogarvi le regole per partecipare in modo che riusciamo a gestire tutto questo incontro nel modo più tranquillo possibile e ordinato, in modo che anche chi poi andrà a rivedere la registrazione avrà la possibilità di capire che cosa viene detto. Allora, chi vuole parlare? Chiedo la cortesia che si prenoti attraverso la chat in modo che io possa vedere e in ordine di priorità do la parola. Ok? Allora, innanzitutto volevo fare un riepilogo delle persone che sono presenti a questa riunione oggi. Allora, per la maggioranza noi per Osio è presente il sindaco Elivio Pedicioli, il vice sindaco Nicola Cagliani, l'assessore al bilancio Annalisa Milesi, l'assessore all'ecologia, all'ambiente e al territorio Federica Magnoni, l'assessore al sociale e allo sport Oreste Ravasio, il presidente del consiglio comunale con delega alle politiche giovanili Luca Colleoni, il capogruppo con delega alla sicurezza Barbara Riva, il consigliere con delega all'ambiente Alessandra Giassi e il consigliere Mike Zanchi. Invece per la minoranza Osio aperta verso il futuro, sono presenti il capogruppo, la signora Serafina Antonia Bacis, il consigliere Alice Artini, il consigliere Natalino Vigorelli e il consigliere Federica Caglioni. Inoltre, per il comitato No Camionabile Osio Sopra, sono presenti Michael Guzzi, Massimo Arzuffi, Edoardo Crotti, Maurizio Rondi e Fabrizio Polizzi. Ora io lascerei la parola a chi ha chiesto questo incontro, che è il comitato No Camionabile, chiedendogli di poter un attimino rileggere la petizione che è stata presentata al comune in modo da capire la ragione di questa riunione. Quindi chiedo al comitato No Camionabile di leggere la petizione che è stata presentata. Sì, buonasera a tutti, sono Buonasera. Guzzi Michael, sono uno dei due firmatari della petizione No Camionabile. Innanzitutto volevo ringraziare l'amministrazione, sia nella minoranza che nella maggioranza, per l'incontro, per l'opportunità di confronto e ringraziare tutte le persone che hanno firmato la nostra petizione, dimostrando una sensibilità nei confronti del territorio. L'obiettivo di questa sera era semplicemente di presentare la raccolta firme e favorire una informazione alla cittadinanza e appunto, come ricordato in precedenza, noi siamo semplicemente dei promotori della raccolta firme, quindi non siamo venuti a mediare per eventuali proposte o cos'altro. Quindi, detto questo, vado a leggere la petizione come richiesto. Appunto, i sottoscritti. La lettura della petizione citava questo testo. I sottoscritti titolari dei diritti di partecipazione rivolgono la seguente petizione al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta Comunale di Osio Sopra. Siamo cittadini di Osio Sopra che hanno a cuore la vivibilità e la qualità ambientale del proprio paese. Per quanto chiediamo all'amministrazione comunale di abbandonare il progetto che prevede la realizzazione di un collegamento stradale tra la zona nota come villaggio e la zona industriale adiacente all'autostrada 4 situata nel comune di Osio Sotto, perché è prevista la realizzazione di un nuovo tratto stradale tra via Montebianco e la zona industriale di Osio Sotto. Il territorio di Osio Sopra, costretto tra importanti arterie stradali, è già afflitto da problemi di traffico e inquinamento. La realizzazione del nuovo collegamento stradale rischia così di compromettere ulteriormente in modo grave la vivibilità del nostro paese e danneggiare l'ambiente in cui viviamo. La nuova strada favorirà infatti il traffico sovracomunale, del traffico leggero e pesante tra le aree di Dalmine, Osio Sotto, Brembate e Caselli di A4, attirandolo nel territorio residenziale di Osio Sopra. I vantaggi che la nuova strada porterebbe non sono né chiari né documentati,
mentre gli svantaggi che porterà sono certi, andrebbero a colpire direttamente i cittadini residenti nella zona interessata e indirettamente tutta la cittadinanza del sopra, in quanto ci sarà un aumento del traffico, anche pesante, essendo previsto il passaggio di camion, una minor sicurezza stradale e abitativa, un inquinamento atmosferico e acustico, una riduzione delle aree verdi, un rischio di ulteriore cementificazione del territorio nelle zone servite dalla nuova viabilità. Il progetto non viene incontro alle esigenze generali dei cittadini di Gesussopra, i quali in gran parte non vogliono che la zona del villaggio subisca uno sviluppo viabilistico o edificatorio, ma desiderano preservare il suo carattere tradizionale di una zona tranquilla a contatto con la natura. Pertanto chiediamo all'amministrazione comunale di, punto 1, non procedere con la realizzazione della strada di collegamento tra la zona del villaggio e la zona industriale di Gesussotto, applicare efficacemente con rigidi controlli le regole attualmente esistenti che vietano il traffico del transito pesante sulla quasi totalità del territorio comunale e in particolare sulle vie Papa Giovanni XXIII, Vittorio Veneto, Monte Bianco e Rasica. Punto 3, adottare iniziative per la riduzione del traffico sul territorio comunale, quale il potenziamento delle piste ciclabili. Punto 4, avviare un confronto con la cittadinanza per meglio individuare i problemi relativi alla mobilità urbana e valutare le possibili soluzioni. I sottoscritti firmatari, promotori della presente petizione, dichiarano che le firme depositate sono sottoscritte appunto da me, Michael Guzzi e Massimo Razzuffi, in quanto firmatari della petizione. Questo era il testo della petizione citata. Ecco. Sì, che mi sembra molto chiaro. Volevo chiederle di un attimino magari motivare la richiesta, perché la petizione è molto chiara, però magari sentire una sintesi delle vostre richieste, diciamo delle vostre preoccupazioni, quello che vi ha spinto a fare questa raccolta firme, così poi possiamo fare domande anche alla maggioranza e cercare di capire se magari queste vostre preoccupazioni possono essere in parte fugate in qualche modo. Certo, cerco di fare una breve cronostoria, nel senso il primo punto è perché questo comitato è nato. Questo comitato è nato in quanto tempo fa, ormai a giugno del 2020, hanno cominciato a circolare delle voci sulla possibile realizzazione di questa strada, ma queste voci sono cominciate a circolare dal proprietario del terreno, quindi dall'amministrazione non c'era nessun tipo di documento, nessun tipo di informazione, nessun atto ufficiale da parte dell'amministrazione. Quindi sono stato io in prima persona, da cittadino privato non avvezzo alla questione puramente burocratica, a recarmi in comune e leggendo su internet come si l'iter di fare una strada, ho verificato che ci deve essere un progetto depositato. Quindi sono andato in comune e ho chiesto all'ufficio tecnico se ci fosse un atto depositato o qualcosa di scritto sulla realizzazione di questa strada. Mi è stato detto che al momento non c'era nulla di pronto, di passare dopo 10 minuti. Ripassando dopo 10 minuti mi è stato detto se vuole il sindaco ha piacere di fare due parole con lei. E quindi sono salito e appunto ho chiesto al sindaco se questa strada fosse realmente una loro idea, visto che, come ho riportato all'epoca, un conto è sentir dire da altre persone, un conto è sentir solo dire dal sindaco, diciamo, del proprio paese, il quale dovrebbe dirmi se realmente è la sua intenzione di fare questa strada o meno, ecco. Quindi ho avuto appunto un confronto con il sindaco, il quale mi ha confermato che nell'idea della maggioranza si stava valutando l'ipotesi di fare questa strada per rendere più appetibile una zona, in quanto i cittadini della zona del villaggio avevano chiesto dei servizi che oggi non erano disponibili, quale ad esempio un supermercato, quale ad esempio rendere appetibile delle aree commerciali che ad oggi non sono appetibili. Mi viene, adesso non so esattamente il nome, comunque sulla strada di via Monte Bianco c'è un'area privata che mi sembra che si chiami Genini o qualcosa del genere, che attualmente è in disuso e nell'idea che mi è stata detta a giugno, quella era l'area dedicata dove c'era un'ipotesi appunto di renderla appetibile per realizzare un supermercato. Quindi
Questa strada risultava utile appunto a fornire questi servizi richiesti dalla cittadinanza. Da questo momento in poi appreso che c'era davvero nell'intenzione comunale un'idea di realizzare questa strada, io insieme a un altro mio vicino abbiamo cominciato un po' a fare un volantinaggio, a informare i cittadini, i quali non, come me, non sapevano assolutamente nulla dell'ipotesi di realizzazione di questa strada, e da qui si è un po' creato il comitato, l'idea di fare una raccolta firme anche in seguito alle interrogazioni dei consigli comunali della minoranza, in seguito a quello che abbiamo sentito. Quindi questa è un po' la cronostoria, direi, fino alla raccolta firme. Mi perdoni, le vostre preoccupazioni fondamentalmente in sintesi quali sono? Beh, sono quelle dette in maniera abbastanza dettagliata nella petizione. Comunque nel dettaglio le nostre preoccupazioni, i nostri timori per la raccolta firme sono sicuramente il fatto che si attirerà nuovo traffico di passaggio tra Dalmine, Oggi Sopra, la zona industriale e Brembate. Inoltre il traffico maggiore potrà riguardare altre vie, non solo prettamente la via Montebianco, ma anche le vie adiacenti come via Circonvallazione, via Bonifacio, via Fermi. Inoltre l'impatto negativo su strutture pubbliche quali gli impianti sportivi e le aree feste, sicuramente un incremento dell'inquinamento acustico e atmosferico, la sicurezza stradale, la sicurezza abitativa delle persone che ad oggi abitano in questa zona, tra cui anziani, disabili, bambini che circolano spesso e volentieri nella zona, e è anche una zona frequentata da passeggiatori, sportivi e famiglie con al seguito bambini che spesso e volentieri vengono magari dal centro del paese e vanno semplicemente a farsi una passeggiata nel parco del Brembo. E appunto i rischi di uno sviluppo edilizio dovuto appunto a questa strada di passaggio. Questi direi che sono i principali timori della cittadinanza che abbiamo raccolto, cercando un po' di parlare con la gente e, diciamo, durante la raccolta firme, quello che abbiamo i principali timori che abbiamo trovato nelle persone sono questi. Va bene. E ovviamente ci siamo dovuti interfacciare tra di noi e fare una raccolta fine, perché ad oggi risposte e chiare da parte dell'amministrazione non ci sono state, quindi ci siamo sentiti in dovere di cercare come cittadini di richiedere delle risposte certe. Magari stasera è l'occasione giusta per trovarle. Allora, a questo punto io la ringrazio per l'intervento, che è stato esaustivo ed esauriente. Darei la parola a questo punto ai consiglieri di minoranza, così cerchiamo di capire, visto che avete, da quello che ho capito, lo stesso punto di vista, capire le preoccupazioni di tutte e poi dare modo alla maggioranza di rispondere a tutto quello che voi avete chiesto e detto. Non so chi vuole intervenire per Osio Aperta verso il futuro. Scusi, ma non è più opportuno che in questo momento il sindaco inizi a dare delle risposte alla petizione? Mi perdoni, allora io che sto gestendo l'incontro ritengo che prima svisceriamo tutte le preoccupazioni, tutte le vostre, i vostri punti di vista e poi facciamo fare una risposta unica alla maggioranza. Quindi qualcuno della maggioranza, ecco, la signora Bacis chiede la parola. Buonasera a tutti. Buonasera. 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 Allora, condivido la preoccupazione espressa da Michael Guzzi, abbiamo avuto anche noi varie segnalazioni. Abbiamo fatto più interrogazioni e ad ogni interrogazione abbiamo ricevuto a volte risposte diverse o comunque non certe. Quindi questa sera siamo qua per sentire soprattutto le risposte che l'amministrazione vorrà dare e quindi attendiamo con ansia. Certo. E quindi eventualmente poi interverrete nel caso ci siano ulteriori precisazioni da richiedere. Sicuramente. Va bene, perfetto. Grazie. Allora, a questo punto darei la parola alla maggioranza
in modo che possa rispondere alla petizione, a quello che il signor Guzzi ha espresso. Non so chi vuole cominciare, se avete una voce univoca o se volete esprimere posizioni diverse. Allora, direi che visto la richiesta da parte della minoranza del Comitato, comincio io a rispondere al primo pezzo che riguarda appunto l'interlocuzione con il signor Guzzi. Allora, la prima risposta che mi sento di dare in questo incontro è quella che quando loro dicono che nessuno di noi ha mai dato una risposta certa, è perché nel momento in cui anche il signor Guzzi ha espresso questa affermazione, dice: non ho trovato niente di definitivo e quindi non sono sicuro di quello che hanno in mente di fare. Questo è a tutt'oggi una certezza, che non c'è niente di definitivo, ma sicuramente un'intenzione. Questo l'ho ripetuto in più volte, in più consigli, quindi anche quando la consigliera Bacis mi dice che abbiamo avuto risposte differenti, abbiamo a volte dato delle interpretazioni, a volte aggiunto qualcosa di differente sull'interpretazione, è perché riconfermo che nello stato attuale delle cose il progetto per realizzare la strada di collegamento da via Montebianco a Orio Sotto non è ancora stato definito. Quelle che sono le intenzioni sono le stesse che possono avere loro nel momento in cui chiedono a noi di non realizzare una strada che ad oggi non è prevista come progetto, e naturalmente, siccome loro sono i promotori di richieste nei confronti della maggioranza, siete voi che dovete spiegare a me per quale motivo, qualora decidessimo di farlo come amministrazione, perché non dobbiamo fare quella strada. Se ritenete che sia esaustivo dire quello che avete scritto nella petizione, cioè: siccome la strada porta più inquinamento, siccome consuma suolo, siccome poi arriverà altra gente, siccome poi da Dalmine passano per andare a Orio Sotto, da Capriate passano per andare a Dalmine, se queste sono le vostre osservazioni rispetto al fare o non fare una strada, vi posso dire molto banalmente che manca molto a valutare quello che può essere un impatto di una strada. Quindi l'impatto di una strada si valuta su delle cose concrete, non su delle supposizioni che voi potete avere, e poi quando aggiungete il suffisso che ci sono numerose persone, e 600 sono sicuramente un numero importante di persone, lo dico come premessa perché poi questo verrà ripetuto in altre occasioni, in altri interventi con altre persone. Io tengo in considerazione le 600 persone che mi fanno delle osservazioni rispetto a un progetto che è stato fatto e è pronto per essere realizzato. Se il progetto non c'è, quelle che sono osservazioni sono indicazioni di un qualcosa che mi piacerebbe che non si concretizzasse questo, e le motivazioni per cui mi piacerebbe che questo non si concretizzasse sono descritte in modo dettagliato, non perché non mi dice lui ci sono tanti bambini che da Osio vengono per andare al parco, non passa mica per la strada di Montebianco Osio Sotto e non c'entra niente questo. Quindi diciamo delle cose concrete, se vogliamo stare nel concreto, perché quello che sto dicendo io è il progetto non c'è. È vero che la minoranza l'ha rimarcato anche nell'ultimo consiglio, ha detto nel DUP, cioè nel piano triennale delle opere, non avete inserito il progetto nonostante avete in mente di farlo. Non l'abbiamo detto, che abbiamo in mente di farlo sì. Quando saremo pronti, avremo fatto tutte le valutazioni del caso, quello è il primo ragionamento. Aggiungo un altro pezzettino che deve essere premessa di ogni cosa. La cosa fuorviante che davvero dal mio punto di vista dà fastidio è che l'informazione che è passata attraverso la popolazione, e questa è stata usata anche nella raccolta delle firme, il suffisso numero uno su questa cosa era: creeranno una camionabile che vada Osio sopra, Osio sotto. E questo, secondo me, discrimina molto la considerazione del fatto che si fa una strada di collegamento che, nel nostro modo di pensare, riduce la percorrenza di chi da Osio sopra deve andare a Osio sotto, ed è un qualcosa di diverso. Quindi, se riduce la percorrenza, inquino di meno, arrivo prima e probabilmente uso una strada che è più comoda. Questa è una valutazione. La camionabile ce l'avete aggiunta voi e qualcun altro quando avete messo lì
che se metto il camionabile fa più paura, come se dico che ci sono i bambini al villaggio spaventa di più perché passano i camion, come se dico che ci sono dei problemi di ambiente, se un camion per andare sopra fa il giro di Bergamo e torna indietro, guardate che l'inquinamento va nell'aria, quindi arriverà anche a Osio lo stesso, non è che se passa per caso da Osio sopra inquina di meno, inquina di più, dipende da quanto è la percorrenza. Quindi intanto mi fermo qui perché poi ci sarà modo di andare avanti, però mi piacerebbe che questa premessa diventi fondante rispetto al resto della discussione, quindi non su delle supposizioni, ma quello che è certo ad oggi, perché se parliamo di quello che può essere la previsione mi è difficile. Grazie. E penso che abbiamo capito le tue richieste, che sono quelle di fare delle precisazioni concrete rispetto alle paure che si sono manifestate. Ha chiesto la parola il signor Edoardo Crotti, che immagino voglia rispondere a quello che ha detto il sindaco. Quindi prego, signor Crotti. Buonasera. Sì, buonasera. Buonasera a tutti. Ringrazio anch'io, colgo l'occasione per ringraziare per aver avuto l'opportunità di questo incontro, quindi tutto il Consiglio Comunale e ovviamente gli oltre 600 firmatari di questa raccolta firme che in momento di pandemia hanno deciso di aderire a queste forse vere, forse false preoccupazioni, lo vedremo, recate dalla realizzazione di questa nuova strada. Ora, io ritengo che bisogna fare ordine nelle proprie idee, anche perché qui siamo di fronte a un gruppo di cittadini che, come dire, esprimendo dei desiderata, delle preoccupazioni a un'amministrazione che sta procedendo a valutare un'opera, dall'altra parte si sente male. Mi perdoni, si sente male, va un po' a scatti. Sì, sarà la connessione. Adesso sembra che si senta bene. Nel caso la interrompo di nuovo, mi perdoni, perché non vogliamo perderci magari qualche cosa di importante. Provo a spegnere la telecamera magari, se... Magari a fatica di meno. Ecco. Nessun problema, prego. Quindi, vedendo di fronte un comitato di... che esprimono una preoccupazione rispetto, diciamo, alla dimensione soprattutto abitativa, con un'amministrazione che eletta da questi stessi cittadini e quindi, come dire, rappresentando e amministrando questi stessi cittadini, ha l'onere lei di spiegare perché fa un'opera e come intende utilizzare il denaro, il proprio tempo, il tempo degli uffici e il territorio, perché qui si tratta anche di un utilizzo del territorio che appartiene alla comunità di cui questi firmatari di petizione fanno parte. Mi pare inaccettabile che venga richiesto di dimostrare presunti impatti negativi dell'opera quando la valutazione di impatto dell'opera compete, e credo che la valutazione di impatto dell'opera sia una delle domande. No, si sente veramente male. Io vorrei ricordare. Non so se anche gli altri partecipanti, ma si capisce veramente a scatti il discorso. Anche per me non è chiaro, non riesco a capire cosa mi sta dicendo. Ci sono proprio delle frasi troncate, signor Crotti, quindi si fa un po' fatica a capire il senso. Non so se vuol provare magari a uscire e entrare nella chat per vedere se si risolve il problema. Intanto magari diamo la parola a qualcun altro che vuole dialogare col sindaco e poi la rifaccio parlare. Ecco, c'è qualcun altro che nel frattempo vuole fare qualche domanda al sindaco in merito? Perfetto, il signor Massimo Arzuffi vorrebbe parlare, quindi prego. Buonasera a tutti, ringrazio anch'io diciamo tutti gli intervenuti e vorrei un pochettino cercare di aggiungermi a quello che stava tentando di dire Edoardo. Noi siamo dei semplici cittadini preoccupati perché effettivamente abbiamo avuto non informazioni ma unicamente delle informazioni indirette circa quello che vorrebbe fare questa amministrazione.
E siamo ancora più preoccupati adesso sentendo il sindaco, per una ragione, perché non può venire a chiedere a un comitato di cittadini di cercare di dimostrare quanto una strada non vada bene, quando lui dovrebbe essere il primo a dimostrare quanto questa strada vada bene. Per cui ogni pensiero, ogni idea, ogni progetto che un amministratore vorrebbe portare sul territorio dovrebbe essere corredato da una cosa che si chiama equilibri tra i benefici, i lati positivi e i lati negativi. E questo potrebbe sicuramente, scusi, rendere un pochettino questa, definiamola, questo confronto sicuramente positivo, perché se un'amministrazione ha intenzione di fare dei progetti e è libera di fare questi, anche se questo non è stato denunciato in campagna elettorale, però deve cercare uno quel confronto con le persone che ci vivono, con le persone che vengono influenzate da questi tipi di decisioni. Due, deve anche portare lei dei dati, lei non può pretendere che noi cittadini andiamo a raccogliere dei dati per circa quello che potrebbe capitare se facesse questa strada. E soprattutto c'è un punto fondamentale: perché questa strada viene fatta? E signor sindaco, mi è capitato di sentire qualche consiglio comunale e la parola camminabile è uscita da lei, non è uscita da altri. Per cui quello che le chiedo, ma in modo abbastanza cortese, di dire a tutti i cittadini, dato che questo abbiamo chiesto che venisse poi pubblicato, che dire per quale ragione vuole effettivamente fare questa strada, quali sono i benefici, se sono stati valutati anche gli impatti negativi per una zona, perché fare una strada in una zona già residenziale vuol dire anche cambiare notevolmente gli equilibri che vi sono in quella zona. E io quello che pretendo da un amministratore che non abbia impressioni, io quello che vorrei che portasse avanti dei dati, portasse avanti dei flussi del traffico, portasse avanti anche delle ipotesi. Altra cosa importantissima, prima di decidere dovrebbe esporre tutti questi dati alla popolazione e cercare anche di portare la popolazione con sé nelle opere che vengono fatte, perché una volta che questa è fatta, in chimica si dice un equilibrio irreversibile, non si torna indietro. E soprattutto bisogna avere anche rispetto dei soldi pubblici, anche se questi sono finanziati dall'alto. Per cui quello che chiediamo al sindaco è veramente perché viene fatta questa strada. E gli ricordo che in un suo primo intervento ha parlato che questa strada poteva essere di beneficio ad alcune aziende di Ososopra e alcune aziende anche di altri paesi, per cui le aziende non vanno avanti e indietro in bicicletta, ci vanno coi camion. Okay. Va bene, allora chiediamo al sindaco a questo punto, visto le richieste che sono state fatte sia dal signor Arzuffi che a questo punto penso anche il signor Crotti fosse della stessa linea di pensiero, se cosa vuole dire in merito, nel senso circa le idee, la volontà, la bontà del progetto che la maggioranza sta portando avanti o che comunque ha in mente di portare avanti. Allora, rispondo anche al signor Duffi, la ringrazio per l'intervento e naturalmente quello che mi fa piacere è che lei, essendo stata in amministrazione prima di me, ha competenze in merito e quindi può dirmi delle cose che io magari non conosco e devo imparare per portare avanti i progetti. Quindi la ringrazio per i suggerimenti che veramente sono utilissimi e mi serviranno a crescere rispetto a quello che è la mia professionalità a livello di gestione. Quello che lei dice, che sono stato io primo a chiamarla camionabile, intanto voi avete un comitato che si chiama No Camionabile e non l'ho chiamata io. Io ho scherzosamente utilizzato il termine camionabile perché qualcuno di voi è venuto, come ha detto prima qualcun altro, ha cominciato a spargere le voci in giro dicendo che c'era un progetto di farmaca camionabile. Quello che invece è l'unica delle verità che ha portato avanti rispetto a quelle che sono le cose, ma poi non perché il resto sia falso, perché secondo me va interpretato rispetto a quello che lei sta dicendo. Qualsiasi progetto, l'ha detto correttamente, prima di essere realizzato va tenuto in considerazione sulla fattibilità. E se lei continua a non capire o far finta di non capire che il progetto non c'è oggi, queste informazioni, quando il progetto ci sarà, sicuramente mi faremo a farlo presente a chi di dovere, incaricare qualcuno per fare uno studio e fare delle valutazioni su questa cosa.
Quando poi parla di aziende che passano sul territorio, che passano i camion, certo che è una verità che l'ho detto. Lei mi contraddica se non conosce che la Cava Quistini è sul territorio da più di 50 anni e i camion che vanno dalla Cava Quistini a consegnare il prodotto verso altri passano su una strada che è ancora osio sopra. Quindi l'inquinamento è lo stesso, con la differenza che le ho detto prima, se poi lei in termine chimico non lo capisce, ma spero di sì, perché visto che mi sembra che il suo lavoro porti a far questo, l'inquinamento non è che se passa da via Monte Bianco inquina tutto il paese, se passa da circonvallazione inquina di meno. Quindi quando parlo di un'azienda in territorio, e su questo veramente vorrei che voi vi spendeste anche per sensibilizzare quello che è la criticità del momento a livello delle aziende che lavorano sul territorio. Se questa azienda è sul territorio ed è insediata qui, lei vi può dire di fare le piste ciclabili e fare le biciclette, però su questa azienda come interveniamo? La lasciamo lì e nessuno se ne frega niente. Poi voi qualcuno mi ha detto, può essere una cosa che lo fate perché dovete andare incontro alla necessità di qualcuno. Io ho ribadito anche in consiglio la stessa cosa. Se anche un cittadino che non è un'azienda viene dal sindaco e dall'amministrazione e chiede la possibilità di trasformare un'area perché vuole costruire la sua casa, fatto salvo che non ci siano dei motivi ostativi, che non è previsto dal nostro piano di gestione del territorio questa cosa, per quale motivo dovrei dirgli di no? E ripeto ancora di più oggi, nel momento in cui la criticità dei posti di lavoro delle aziende che lavorano sul territorio è abbastanza alla luce di tutti, no? Che ci sono delle difficoltà. Detto questo, non è quella la priorità. La priorità è, ribadisco, capire che voi vogliate far dire a me prima qualcosa che io ho ribadito più di una volta che non è oggi la nostra priorità. Voi avete chiesto questo incontro oggi perché naturalmente ha detto se poi si fa sarà troppo tardi. Intanto non c'è niente. Quando sarà troppo tardi non lo so, però non dica delle cose che non sono quelle che stanno succedendo adesso, perché a me piace parlare di quello che stiamo dicendo, dove ci sono delle cose concrete, non perché facciamo delle supposizioni. Quindi mi dica, faccia prima uno studio, faccia prima questo. Gli ho detto, imparo, sto imparando, lei c'è stata in amministrazione prima di me, ma anche il signor Edoardo sicuramente è stato in amministrazione prima di me. E quando aggiungo l'altro pezzettino, che ha detto, nel momento in cui c'è una zona che la zona è fatta perché deve essere boccatamente una zona residenziale, se uno fa una strada va a creare un problema su quella zona residenziale, se ci andrà a costruire qualcun altro e implementeranno le costruzioni in quella zona, perché è già previsto, le strade di collegamento va fatta sì o no? Lasciamo perdere quella di Monte Bianco, ma le altre strade vanno fatte sì o no? Quindi non usate degli esempi che non sono reali rispetto a se faccio un'urbanizzazione ci devo portare una strada, e questo è scritto nelle regole del piano di gestione del territorio. Qualsiasi architetto geometra lo sa che funziona così, anche quello che va a chiedere di costruire la casa. Quindi ditemi delle cose sensate, non sono io che devo spiegare a voi perché ho in mente di fare questa cosa. Se poi il tema è questo qui, io vi rileggo la petizione e voi mi dite non vogliamo che lei faccia la strada. Se questo dovesse essere il tema del ragionamento, io dico mi fermo qua, prendo atto che me l'avete detto e cosa vi devo dire in più? Quando sarà il momento ci penseremo. Sono qui per un confronto tranquillo, palese, nei confronti di chi ci ha chiesto, ci ha fatto presente delle cose e dico sono utilissime le vostre informazioni perché devono essere costruttive. Ragioniamoci insieme se vogliamo andare verso questo tipo di progetto, ma non domani mattina perché, come ha detto prima, gli uffici stanno lavorando su altre cose. Chi si occupa di queste cose sta facendo qualcos'altro in questo momento. Da lì in avanti, nell'evoluzione dei tempi, valuteremo quello che potrebbe essere gestito. Lo vogliamo fare insieme col comitato? Sediamoci a un tavolo, definiamo quali sono le linee per portare avanti eventualmente questo tipo di progetto. Quindi, se l'approccio della serata è sono io che devo spiegare a voi perché ho in mente di fare questa cosa e quali sono le valutazioni che abbiamo fatto fino ad oggi per andare in questa direzione, io oggi non ho la risposta da darvi, perché non è quella la mia priorità. Sindaco, la interrompo un attimo perché il signor Crotti richiede un attimo la parola. Prego, signor Crotti. Sì, ecco, ci riproviamo. Spero che adesso mi sentiate meglio. Allora, recupero un po' il filo del discorso che stavo facendo prima, ma parto anche da quello che diceva il sindaco adesso. Allora, io ho sentito dire che sarà una camionabile e ce lo siamo inventati noi, poi però
sento dire che i camion delle robe canerti dovranno passare. Ricordo che al momento il passaggio dei camion anche delle robe canerti verso il comune di Osossotto dalla parte del villaggio è vietato, nonostante questi camion chiaramente, perché si vedono passare spesso a diverse ore del giorno. Quindi questa è la prima cosa un po' che mi è sembrata un po' contraddittoria. Dopodiché sento dire che i timori dei cittadini, quei famosi 608 che hanno firmato, sono in fondo che andrebbero meglio documentati. Uno di questi timori, forse il principale, è che venga edificato un nuovo territorio, quindi sento parlare di urbanizzazione e di una strada che deve andare a servire un'urbanizzazione. Mi pare che questi motivi siano alquanto fondati, sentendo dire queste cose. Io, prima di dare dei pazzi o degli allarmisti a delle persone che passano il poco tempo libero che hanno a rincorrere dietro a questa vicenda che francamente avremmo tutti evitato di dover gestire, mi porrei il problema forse di non aver, come dire, adempiuto bene a un dovere informativo che, come diceva prima Arzuffi, anch'io ritengo che un'amministrazione abbia. Ora, non si contano gli articoli di giornale, io ne ho contati almeno 11, poi ho perso il conto in questo periodo, usciti ben prima che nascesse il comitato no camionabile, che parlano di questa strada e ne parlano nei termini in cui abbiamo appena detto adesso. Non si contano le volte in cui se ne è parlato in Consiglio Comunale. Io sono andato ad ascoltarmi gli ispezioni di Consiglio Comunale in cui si parla di questo tema. E francamente, in un anno e passa che si parla di questa, in cui si è parlato di questa strada in varie occasioni, non si è riusciti a capire niente di più di queste contraddittorie informazioni che fanno preoccupare la cittadinanza. La fanno preoccupare perché la cittadinanza, come dire, sviluppa la propria vita in quest'area e la sente sulla propria pelle, diciamo, sulla propria carne viva, la realizzazione di questo. Quindi non si tratta solo di un discorso di carattere economico e di convenienza, di appetibilità del territorio, ma si tratta anche di fare in modo che il territorio rimanga appetibile per chi già ci vive e lo considera adeguato. Così io vorrei far capire che le 608 persone che sono venute a firmare non siamo andate a tirarle fuori, non siamo andate a sollecitarle suonando i campanelli dicendo buongiorno, siamo comitato no camionabile, sapete che vogliono farmi una strada camionabile in paese. Non è successo questo. La maggior parte di queste persone è venuta spontaneamente e non c'è stato bisogno di spiegare nulla a queste persone. Sono venute spontaneamente perché hanno letto gli stessi articoli di giornale che ho letto io, che non conoscevo, Michael, prima di leggere questi articoli di giornale. Perciò io mi porrei forse nei panni dei cittadini che non sono informati di quello che sta facendo l'amministrazione comunale, che si è messa a pensare, magari solo a pensare, ma ci sta pensando seriamente a un'opera che non era nel programma elettorale e l'utilità della quale sfugge rispetto ai benefici, perché i benefici che avete citato vanno valutati perché sono chiari, ma che rispetto ai possibili svantaggi o che rispetto comunque all'onere di realizzare questa strada e di doverla tenere gestita, perché poi questa strada si innesta su altre su un sistema viabilistico che non è adatto a una elevata percorrenza, diciamo, ad un'intensità di traffico come quella che voi immaginate per, come dire, sostentare attività commerciali, attività industriali. Io non riesco a vedere questa convenienza, per cui, siccome capisco che le modalità tecniche di realizzazione di questa strada possano non essere, però il perché viene realizzata, il perché ci si sta pensando, il quale obiettivo va dovrebbe ottenere. Io penso che questo debba essere chiaro, debba essere, perché se non è chiaro nemmeno questo, stiamo parlando del. Io credo che in un ultimo consiglio comunale lo stesso tecnico estensore del piano di governo del territorio abbia detto che sta pensando, sta immaginando, sta mettendo nel piano di governo del territorio uno snodo viabilistico per risolvere, diceva, quelle tra Osio sopra e Osio sotto.
E io vorrei ricordare al sindaco, ma anche ai consiglieri comunali, che poi sono loro che con il loro voto autorizzano la realizzazione di questa strada, che inserire la strada nel piano di governo del territorio è il passaggio più importante, perché prima ancora che arrivino le ruote c'è bisogno di qualcuno che dica quella strada si può fare, si deve fare. E quella strada si può fare, si deve fare quando viene detto di sì al piano di governo del territorio che è dentro il disegno. È solo un disegno, sì, però è già, non dico proprio un punto di non ritorno, ma siamo molto vicini al punto di non ritorno. La interrompo un attimo, signor Crotti, che chiede la parola il signor Oreste Ravasio. Oreste? Sì? Ci sei? Vuoi rispondere a quello che hanno detto il signor Crotti e il signor Arzuffi? Sì, no, avrò alcune considerazioni da fare su un po' tutta la petizione, anche su quello, sugli interventi che hanno fatto soprattutto anche il signor Arzuffi e il signor Crotti. Allora, buonasera a tutti. Grazie, dottoressa Sala, per la parola che mi ha accordato. Desidero innanzitutto iniziare il mio intervento manifestando il mio più ampio rispetto nei confronti di tutti i cittadini osensi che hanno sottoscritto la petizione promossa dal comitato No Camionabile Osio Sopra. Ritengo infatti che la partecipazione attiva della cittadinanza sia linfa vitale della democrazia, indispensabile per chi amministra e per poter amministrare bene. Mi permetto ora di fare un paio di considerazioni. La prima desidero farla ai promotori di questa iniziativa. Nel particolare uno di questi, e me ne dispiace che non ci sia questa sera, ma forse è stato escluso proprio dal comitato, si è reso partecipe di uno spiacevole fatto perpetrato nei miei confronti. Si è infatti presentato senza alcun preavviso sul mio posto di lavoro, incalzandomi con domande su questa questione, domande alquanto inopportune, considerata la sede e la presenza di altri clienti che si sono rimasti peraltro infastiditi da questo comportamento. Vorrei poi meglio comprendere il tipo di il quesito che è stato rivolto durante la raccolta firme. Mi sono infatti giunti voci svariate, e non solo quelle che Crotti riporta, riguardo la realizzazione della suddetta opera, che definire bizzarre sarebbero persino banali. Da chi mi ha riferito che sarebbe stata nell'intenzione dell'amministrazione comunale la realizzazione di un collegamento dalla statale ex 525 con l'autostrada A4, fino ad arrivare alla realizzazione di una ulteriore circolvarazione in via Gatto, cosa che noi in campagna naturale abbiamo già detto di non sviluppare, addirittura che l'avremmo fatta a quattro corsie, su poi transitare mezzi pesanti. L'avremmo fatta appositamente con mezzi pesanti. Alla domanda, ma chi vi ha detto questo? I firmatari che sono passati a farci firmare. Ci hanno detto che voi volete far passare i tir su quella strada, e ripeto, addirittura a quattro corsie. Allora, mi sono infatti giunte queste voci da chi mi ha riferito appunto che l'intenzione dell'amministrazione comunale era questa. Allora, visto e considerato che queste erano voci molto, molto fondate, credo che la veridicità di questo quesito, dunque, della raccolta firme sia venuta un po' meno. Permettetemi un'ulteriore considerazione che rivolgo, e sono contento che ci siano, il signor Arzuffi, la signora Bacis e il signor Crotti, qui presenti, che hanno fatto parte dell'amministrazione Gregori precedenti. Cito testualmente le parole usate dal comitato, le ripeto perché sono molto importanti. E poi faremo vedere anche una slide. Allora, inoltre, la nuova viabilità potrà comportare negli anni a venire uno sviluppo edilizio nella zona del villaggio, una parte del territorio che è verde per storia e tradizioni, situata a ridosso dell'area a tutela del Parco del Brembo. Gli abitanti di Osio Sopra non vedono tale sviluppo come un'opportunità, lo sottolineo, gli abitanti non ritengono uno sviluppo come un'opportunità, ma al contrario sono preoccupati per un'ulteriore cementificazione su un territorio già densamente edificato che comporterebbe maggiore traffico. Riteniamo che il fiore all'occhiello di Osio Sopra siano la generale vivibilità e la vicinanza alle aree verdi prossime al Brembo.
che tutti ci invidiano e conferiscono valore agli immobili dei residenti. Questa eccellenza deve essere tutelata ed estesa, non rovinate per inseguire un'idea di sviluppo che appare superata e non sostenibile da un punto di vista ambientale. Evitiamo di intraprendere una strada dalla quale difficilmente potremo tornare indietro. Considerando che hanno sottoscritto la petizione, mi viene spontaneo pensare che ne condividono anche i contenuti e le accuse. Ci tengo ora a descrivere ai nostri cittadini, e se prego il sindaco per fare una slide, ci seguiranno da casa. Allora, il pezzo di territorio denominato ATR1, e lo spiego ai cittadini che ci stanno ascoltando, è quella zona che venendo dal campo sportivo e andando verso via Rasica, a destra di via Monte Bianco, dove non ci sono case ma un solo muro, è stata trasformata, ripeto, dalle precedenti amministrazioni di cui chi è seduto qui stasera è presente, in ambito di trasformazione residenziale. Signori miei, si tratta di 23.000 metri quadrati, 19.000 metri cubi a destinazione edilizia per ville mono e bifamiliare. Signora Zuffi, non era forse il caso di avvisare i cittadini prima di fare questa scelta? Si accusa ora l'attuale amministrazione di voler incentivare lo sviluppo edilizio della zona con questa fantomatica nuova strada, quando essi stessi, gli amministratori precedenti, avevano già deciso un'ulteriore cementificazione del villaggio, risultando che risulta quasi il doppio dell'attuale. Cementificazione che porterà più case, più persone, più auto, più traffico. Lo trovo alquanto curioso che queste persone si siedano qui oggi e abbiano firmato una petizione della quale ci accusano di andare a cementificare la zona. C'è inoltre un ulteriore lotto di terreno all'interno della zona definita come cuscinetto verde tra Osio Sotto e Osio Sopra, proprio dove l'amministrazione non ha neanche negato, ha fatto dei rilievi. Ma chi ha intaccato questo cuscinetto verde? La precedente amministrazione. Sempre coloro che stasera sono seduti accusando questa amministrazione, che ha trasformato una parte di terreno agricolo a piazzale, favorendo così l'ingresso sul territorio di Osio Sopra di un'azienda. Pertanto il cuscinetto verde, come vi chiamate voi il polmone verde, è già stato eroso. Da chi? Oggi ci accusa. E potrà essere nuovamente eroso, perché nel momento in cui i proprietari decidessero di chiederne il cambiamento di destinazione d'uso, chi si troverà ad affrontare questa situazione sarà obbligato ad accettarlo, essendoci già un precedente e, come ripeto, determinato da chi oggi è tra quelli che ci accusano. In caso contrario, verrebbero davvero tacciati di voler favorire solo e solamente un'azienda. Concludo il mio intervento con una considerazione personale. Preso atto di queste trasformazioni, di queste possibilità che potrebbero verificarsi, la viabilità necessiterebbe di una chiara e tempestiva revisione. Se così non fosse, si richiederebbe infatti di intasare ulteriormente via Rasica e le zone limitrofe. Questa considerazione forse è passata per la mente di chi ci ha preceduto e ha optato per questa trasformazione? Io mi auguro di no. In caso contrario, la visione futura aperta non c'è stata e la scelta è stata quella di lasciare ad altri la soluzione senza pensare ai gravi disagi che ricadrebbero sui cittadini. A fronte di questa mia dichiarazione, chiedo qui ai signori Rondi, Guzzi e Polizzi, considerando che anche loro hanno sottoscritto la petizione nella quale ho sottolineato le incongruenze e soprattutto alla luce delle accuse rivolte a questa amministrazione rea di voler cementificare il villaggio, mentre chi lo ha votato e lo ha reso cementificabile è proprio seduto dalla vostra parte. Grazie. Perdonatemi, ho un po' di interventi e di persone che chiedono la parola. Prima di continuare,
volevo un attimino fare questo richiamo, perché mi sembra che stiamo andando più sulle questioni politiche rispetto a forse il vero fulcro dell'incontro, cioè capire e magari fugare un po' le paure di chi ha fondato questo comitato. Quindi prima di dare un attimino la parola a chi me l'ha chiesta, volevo un attimino fare una domanda io, ovvero sia, io prima di accettare di fare il moderatore a questo incontro ho parlato sia con il sindaco sia con il signor Crotti per capire un attimino come gestire questo incontro e ho ascoltato sia le ragioni da una parte che dall'altra, quindi per cercare un attimino di centrare l'obiettivo della serata volevo fare io magari una domanda al sindaco rispetto a magari alle paure che il signor Guzzi ha manifestato all'inizio, le chiamo paure ma preoccupazioni più che paure, c'è qualche rassicurazione che viene data magari non lo so, rispetto al passaggio indiscriminato di mezzi pesanti nel progetto che voi avete in mente di realizzare? Avete anche magari pensato a qualcosa per, non lo so, limitare questo tipo di traffico in modo che magari anche chi è contrario a questa strada magari dica ok, anche l'amministrazione però ha preso in considerazione queste preoccupazioni che sono anche nostre e ha magari già pensato come porre rimedio a una preoccupazione che noi abbiamo e quindi che magari può essere considerata infondata. Non so se sono stata abbastanza chiara, Edidio. È stata chiarissima e la ringrazio per la domanda perché c'entra pieno quello che potrebbe essere la nostra considerazione di interfacciamento con il comitato non camminabile qualora ci dovesse veramente venire a una definizione di trasparenza e di coerenza in quelle che sono le valutazioni di un intervento del genere. Allora, per rassicurare chi ci ascolta da fuori e magari, come ha detto lei, lasciamo da parte un po' di più la politica di chi ha fatto cosa o chi sta facendo questo, che magari interessa meno la popolazione. Mentre invece sicuramente quello che ho detto prima, e ci tengo a ribadirlo ancora adesso, che l'idea di creare una strada è una cosa che nelle nostre righe, nelle nostre intenzioni c'è. Se mai si dovesse realizzare questa cosa, la premessa fondante è che da lì non ci deve passare il traffico pesante. E contrariamente a quello che è stato detto prima ancora, che mi dice che se passano i camion della cava aerobica allora diventa camionabile a tutti gli effetti. È una verità sicuramente, ma quello che ho detto prima, se io decido di far transitare sul mio territorio solo gli autorizzati, probabilmente il numero di veicoli che passerà da lì sarà un numero di veicoli limitati, se si parla di traffico pesante. Quindi queste sono, secondo il mio punto di vista e a nostro modo di vedere, che parlo come amministrazione, di valutazione di quello che potrebbe essere l'impatto. Se decidiamo prima che chi deve passare da lì, transitare da lì, è soltanto chi può essere autorizzato, come peraltro succede già per altre viabilità su Osio sopra, in quel caso vediamo che andiamo a sminuire quello che è il valore di chiamare una strada camionabile o non camionabile. Poi che qualche camion ci può passare, quello invece sì, però il taglio della strada deve essere fatto di collegamento tra due unità abitative, che è diverso dal pensare che invece cercherò di coinvolgere lì il più possibile il traffico pesante perché così accorcia la strada per andare da un'altra parte. Parlando poi invece del comitato, lo ribadisco qui, qualora ci fosse veramente questa intenzione di valutare insieme come può essere fatto meglio questo tipo di intervento se dovessimo farlo, questa è sicuramente la cosa che a me potrebbe fare più piacere in assoluto perché insieme definiremo quelle che sono le priorità, le criticità e le valutazioni oggettive di quelli che sono i problemi che possono venire avanti. Ok, posso dare la parola al signor Guzzi? Ecco, prego signor Guzzi. Sì, ho chiesto l'intervento prima che lei in qualità di moderatore riportasse un po' il discorso su quello che era la questione di stasera, perché volevo semplicemente sottolineare una questione, che il fatto che tra 5 persone che ci sono qua ad ascoltare e le 600 firmatari, se ne sono 2 che erano di una precedente amministrazione, a noi cittadini non interessa niente. Poi è chiaro che nel momento in cui io
ok, io come altre persone non abbiamo la minima idea da chi andare, da come muoverci, se sulla stessa strada, e quindi anche loro sono interessati alla questione in quanto abitanti di quella via, non è che sono stato dall'altra parte del paese a suonare all'ex sindaco, all'ex non so che cosa, a dirgli mi dai una mano per a me che questa amministrazione faccia una cosa giusta o una cosa sbagliata, non è che interessa per attaccarlo, cioè se fa una cosa corretta sono, non ho nessun problema nel supportarla, tant'è vero che si è insediata da più di un anno, credo, adesso non ho neanche idea da quando è salita a governare, ad amministrare il paese. Cioè, io mi sono esposto in quanto vogliono fare un'opera che io ritengo inopportuna per un paese come Osio Sopra. Cioè, rendiamoci conto che il nostro intervento di stasera è prettamente inerente a un progetto che riteniamo non idoneo. Cioè, mi sembra il caso di tirare fuori discorsi, tu hai fatto questo, tu hai fatto quello, e mi permetto di sottolineare una cosa, non sono sicuramente un tecnico, ma magari le precedenti amministrazioni avranno, non ho idea, sicuramente permesso di fatto altri permessi, non metto in dubbio quello che ha detto il signor Oreste, ma chi vuole realizzare la strada oggettivamente oggi è l'amministrazione presente. Cioè, fino a due anni fa questa strada non era nell'idea di farla, o comunque non era realmente nel piano. Ad oggi sì, perché nell'ultimo intervento è stato detto che c'è l'intenzione di mettere nel PCT comunale, c'è stato l'intervento dell'ingegnere, adesso non ricordo il nome, che è stato detto che è valutabile, nell'idea del sindaco c'è scritto che c'è l'idea di farla. Quindi ad oggi l'amministrazione che vuole realizzare questa strada è quella attuale, ed è quella attuale che ne deve rispondere, secondo me. Quindi andare a tirare fuori che è stata autorizzata 20 anni fa, a noi cittadini non interessa, è questa la questione. Ad oggi abbiamo portato la domanda principale che abbiamo portato stasera, è quali benefici porta questa strada, chi la vuol fare questa strada, perché non abbiamo risposte certe, a me sembra, io non le ho sentite, perlomeno, magari ho sbagliato io, se qualcun altro vuole intervenire, questo era semplicemente il mio punto di vista. Ad oggi una risposta sulla primaria questione che abbiamo portato, che è: ma perché si fa questa strada? Se non volete farci passare i camion, e quindi c'è già la strada della rasica, perché in un modo o nell'altro, se là in fondo ci mettete le case, sarà un po' da sistemare quella strada, se si può far passare delle macchine, si possono tranquillamente far passare di lì. Non capisco, non volete far passare i camion, non volete aumentare il traffico, allora c'è la strada, c'è già, che problema c'è? Che problema di viabilità tra Osio Sopra e Osio Sotto toglie questa strada? Cioè, non lo capisco proprio, dov'è il tempo risparmiato? Cioè, parliamo di cosa? Di 200, due secondi risparmiati con la mia macchina a fronte di un possibile aumento del traffico? Perché quello che diceva prima il signor Oreste, il traffico per forza devierà dalla 5-5 per sbucare a Brembate. Perché se io ho una strada che taglia e mi sbuca Brembate, è ovvio che lo faccio, invece di passare dal provinciale. Se c'è un incidente sul provinciale, cosa, dove pensate che passi la gente? Ovviamente passerà da questa nuova strada. Poi noi come comitato non siamo andati mai a suonare la porta di nessuno a chiedere niente. Anzi, io in qualità di gestore della pagina Facebook, in qualità di aver dato il mio numero nei primi volantini, vi posso assicurare che la stragrande maggioranza delle persone che hanno firmato contattandomi direttamente. Quindi noi non siamo andati, non è che ho fatto volantinaggio che andavo a suonare a casa della gente, Noi siamo stati a casa nostra e la gente mi scriveva a me o altre persone per chiedermi dove andare a firmare. È semplicemente questo, la chiarezza. Poi il fatto di fare un'autostrada a 4 corsie, non so da che parte sia uscita sta roba, cioè sì, poi ci mettiamo un casello, cioè, ma mi si sta perdendo un po' la bussola. C'è una strada, si vuole fare una strada, chiediamo il motivo perché deve essere fatta. Ripeto, noi in qualità di comitato non siamo mai andati a suonare a nessuno, i cittadini hanno espresso una reale preoccupazione, sono le persone che sono venute a chiedere ma davvero lo vogliono fare, ma davvero dove devo firmare, dove devo supportare, cosa si può fare. Semplicemente noi abbiamo cercato di muoverci in quello che abbiamo cercato di ho cercato di capire che si possa fare nelle reali intenzioni del cittadino. Come ha detto prima il signor Crotti, che il sindaco mi venga a dire quando decideremo di farlo ne parleremo, ma sappiamo tutti che nel momento in cui viene messa che si investono dei soldi pubblici su una strada, questa strada viene fatta. Quindi venire a fare un confronto dopo che lui ha deciso non è che serva a molto, secondo me. Cioè,
conviene magari aspettare, visto la situazione di pandemia, e poi fare un comitato con un'assemblea con i cittadini e parlarne, perché comunque per un piccolo paese che è Osio Sopra, raccogliere 600 firme senza fare un gazebo, senza fare una dimostranza pubblica, senza far nulla, credo che abbia evidenziato che sia un problema sentito, quindi forse è il caso di fermarsi un attimo, non andare avanti con 2.500 euro per, il, per dare l'appalto, quello lì per vedere se è fattibile, oppure chiedere al, all'ultimo intervento che ha detto che si sta valutando la strada. È il caso di parlare con la popolazione, anche perché, ripeto, io questi benefici nella strada, di questo risparmio di tempo, se è solo quello, risparmio, quello che ho sentito dire finora è risparmio di tempo tra giù sopra e giù sotto. Che risparmio di tempo giù sopra e giù sotto, cioè, per cosa? Per l'utilità, ci sono quattro vie che vanno giù sotto, tre vie, adesso non lo so, cioè, non vedo sto grosso risparmio di tempo tra giù sopra e giù sotto. Signor Buzzi, la fermo un attimo. Allora, posso farle io una domanda a questo punto? Io ho capito benissimo quello che lei dice, ok? Ho anche colto dalla parte del sindaco un invito eventualmente a sedervi tutti insieme a un tavolo, perché immagino che comunque ci siano delle ragioni per, qua e per le quali questa strada c'è. Sento che... Mi sono perso l'ultimo pezzo. Mi sente, mi perdoni. Ci sono delle ragioni per cui probabilmente la maggioranza valuta di fare questo progetto e lo ritiene un progetto valido. Quindi probabilmente sono degli interessi da una parte e degli interessi dall'altra, intesi come cioè, voi che avete queste preoccupazioni, che non volete questa strada venga fatta per tutte le ragioni che avete già espresso anche nella petizione. Quindi, c'è questa possibilità di sedervi tutti a un tavolo eventualmente, e se questa strada alla fine si dovesse decidere di fare, cercare insieme una soluzione per avere il minore impatto e cercare di risolvere magari le problematiche che voi si manifestino? Ma prima di tutto non posso dirlo, nel senso che noi abbiamo firmato e siamo in rappresentanza di 608 persone, le quali ci hanno semplicemente detto, hanno semplicemente sottoscritto quello che noi abbiamo scritto. Nella nostra petizione non è minimamente menzionato il fatto che noi ci facciamo rappresentanti per andare a fare una trattativa, chiamiamola così, col sindaco. Semmai dovrebbe essere il sindaco che si debba porre il problema, visto che ci sono 600 persone che hanno espresso il dubbio, di dire parliamone con la cittadinanza, ma non con noi del comitato, semplicemente dovrebbe fare un'assemblea aperta ai cittadini di Osio Sopra. Questo è un modo di fare, secondo me, limpido. Ovviamente non si potrà fare domani per questione di pandemia, ma visto che nelle parole del sindaco c'è che attualmente ci sono altre preoccupazioni, altre cose da fare, se questa strada viene lasciata in stand-by per alcuni mesi e nella prima occasione utile si fa un'assemblea pubblica in cui chi c'è parla, chi non c'è deve star zitto perché non è intervenuto. Questo, secondo me, è un modo di fare coerente davanti ai cittadini. Noi, io e Arzuffi, che abbiamo sottoscritto questa petizione, non siamo autorizzati a trattare per la cittadinanza sopra, cioè non siamo noi eletti dal popolo per rappresentare i cittadini, semmai è l'amministrazione che dovrebbe porsi il problema, visto che c'è da parte dei cittadini questa manifestazione di interesse e preoccupazione. Forse è il caso di fare un'assemblea pubblica in modo che chi vuole partecipare partecipa. È chiaro che se poi le 600 firmatari si presentano ancora noi che siamo fatto, però secondo me è l'amministrazione che deve parlare col cittadino. Ok, sindaco, mi perdoni, nelle vostre intenzioni c'è, una volta sviluppato il progetto, quello di fare questa assemblea che loro chiedono per notiziare la cittadinanza, la popolazione del comune di Osio Sopra, del progetto, dello scopo per cui viene fatto? Cioè, da quello che ho capito io, sentendo gli interventi, è adesso questo progetto non viene portato avanti, è solo un'idea, non viene portato avanti perché ci sono cose più urgenti da fare, quando si concretizzerà comunque... Scusate, c'è qualcuno che ha aperto il microfono e fa confusione. Quando si concretizzerà questa cosa, ne daremo atto. Ho capito in modo corretto o no?
Sì, se lui chiedevo al sindaco se è così. È sicuramente corretto l'approccio, l'ho detto prima anche come premessa, che da parte nostra non c'è la non volontà di sedersi ad un tavolo e valutare eventualmente insieme a qualcuno che è delegato e non con 600 persone, perché è chiaro che quando si parla di democrazia, come ha detto proprio poc'anzi il signor Guzzi, ha detto che democraticamente sono state eletti e quindi 600 persone non sono esaustive degli elettori, ma sicuramente un numero importante da tenere in considerazione. Se queste regole valgono per tutti, naturalmente la nostra idea è quella di andare a sederci e parlare di quelli che sono dei progetti che già oggi, pur non essendoci, hanno creato questa criticità e questo disagio nei confronti delle persone, ma l'approccio non può essere sicuramente quello che è stato di poc'anzi, dove uno mi dice: ma ci sono già quattro strade che vanno giù sotto, ma dalla 525 arrivano i camion e fa le cose. Torniamo a quello che abbiamo detto prima, cioè o diciamo delle cose concrete che stanno insieme, se no io faccio fatica veramente a sostenere un ragionamento con qualcuno che continua a buttarmi lì delle puntate e non qualcosa di concreto rispetto a quello che dobbiamo valutare. Edilio, ti fermo subito, scusami, perché è un po' che mi chiedono la parola sia il signor Crotti che il signor Arzuffi, non gliel'ho ancora data, scusatemi. Signor Crotti, prego. Sì, no, dovevo in realtà ribadire alcune cose che però ha già detto bene Michael sul nostro ruolo, che non è sicuramente un ruolo di mediazione, perché non ne siamo titolati semplicemente, e dovranno essere i cittadini interpellati dall'amministrazione con le modalità che riterrà più idonee per fare una consultazione, diciamo, sulle proprie intenzioni e su come intenderà realizzare. Io faccio solo una veloce chiosa, ma resto sul tema della serata, su quello che diceva prima consigliere Ravasio. Io sono un po' dispiaciuto che si sia sconfinato nella polemica politica. Doveva essere un incontro fatto per ottenere dei chiarimenti dall'amministrazione in modo più esplicito, poter rimettere a disposizione della cittadinanza attraverso il filmato di questa riunione. Evidentemente in mancanza di chiarimenti forse si ritiene più comodo buttare la questione in polemica politica. Io faccio solo una breve chiosa su questo, a parte che si parla di cementificazione, ma quando si guarda quell'area TR1 in realtà per la gran parte è già cementificata, perché c'è un'impresa lì che poi forse andrà riqualificata, ma in realtà il cemento c'è già. Oggi quest'area, che potenzialmente residenziale, non impone di realizzare una strada verso giù sotto, perché l'area non è edificata e nemmeno c'è la prospettiva che venga edificata. Non credo che stia venendo avanti qualcosa di residenziale in quella zona lì, è soltanto una potenzialità futura. E comunque questo non implica il fatto di dover realizzare una strada che rappresenta una scelta di questa amministrazione. Credo che si possa essere d'accordo, che si possa dissentire rispetto alle scelte fatte dalle precedenti amministrazioni, e ci mancherebbe. Però qui si sta parlando di una nuova scelta, una scelta fatta oggi per il futuro. Vorrei far notare che in quelle decisioni che sono state citate prima sono state fatte vedere sulla mappa del piano di governo del territorio che è stata mostrata, non hanno trovato una forte resistenza né in consiglio comunale né da parte dei cittadini, mentre questa sì, ha trovato resistenza e sta trovando resistenza sia in consiglio comunale che da parte dei cittadini, e mi pare una questione ben diversa da mettere sullo stesso piano. Allora, ha finito il signor Crotti, mi perdoni, non volevo interromperla. Allora diamo la parola al signor Arzuffi a questo punto. Diciamo che Edoardo mi ha rubato una parte dell'intervento, solo quello che volevo ribadire. Sicuramente io non nego che 10 anni fa sono stato un amministratore e ne sono anche orgoglioso. Posso aver sbagliato o non sbagliato. Non ho la minima voglia di buttarla sulla rissa politica, perché io adesso abito in questa zona e sto cercando di tutelare gli interessi di questa zona da cittadino. Questo per me è la cosa importante. Quello che suggerisco, signor Sindaco, io non mi permetto a nessuno di insegnare a fare politica, perché gli ho detto, l'ho lasciato a 10 anni, sono un buon chimico,
un politico non lo so e io adesso non faccio più politica, come ho detto ai tempi. Quello che secondo me è importante è questo. Uno, bisogna assumersi anche la responsabilità delle decisioni, per cui non si può dare colpa a qualcun altro quando la strada vuole essere fatta. E adesso chiudo su questa parte. Secondo me invece, e vorrei sapere dal sindaco se ho capito bene o non ho capito bene, perché guardi, può darsi che sono un po' confuso. Mi sembra che le ragioni per le quali state pensando, perché state pensando, l'avete detto voi, che non esiste nulla, sebbene forse qualche incarico è stato già dato per fare determinati rilievi, però lasciamolo perdere questa parte, lei vorrebbe fare migliorare il collegamento tra una zona residenziale di Osio Sopra con una zona industriale di Osio Sotto. Va bene. Vuole, tra virgolette, fare in modo che in questa... dei camion con dei permessi, ok? Per cui lei ritiene che queste due cose siano la parte propositiva, positiva dell'intervento che state pensando di fare e, tra virgolette, non riusciamo a mostrarvi come questi piccoli interventi, sa, una strada, da quello che dice lei, è un piccolo intervento, anche se secondo me quando si apre una strada si apre una breccia. E questo insegna, perché una volta che è aperta una strada sono ben poche le strade che rimangono inedificate ai lati, ok? Questa non comporterebbe nessun tipo di variazione alla cittadinanza di Osio Sopra. Questo più o meno è quello che ho capito delle ragioni che la portano a pensare o portano a pensare la vostra amministrazione a fare questo tipo di intervento che non era nemmeno inserito in campagna elettorale. Quelle che le chiedo, ma con tutta l'umiltà che posso avere, è il confronto prima che il pensiero diventi un impegno monetario per far fare dei progetti, eccetera, oppure che l'impegno monetario sia sull'impatto che potrebbe avere questa tipologia di pensiero, perché come l'ho detto, anche una strada ben piccola di collegamento in questa zona porta sicuramente dei grossissimi problemi. Altra parte importantissima, secondo me, lo dico a tutti i consiglieri, guardate che quando voi alzate la mano, tenete abbassata la mano, è sempre un atto di responsabilità, e se qualsiasi tipo di opera verrà fatto, non sarà l'opera del sindaco o dell'assessore o del presidente del consiglio, eccetera, ma sarà un'opera dove anche voi sarete responsabili. Per cui quello che suggerisco, sempre con l'umiltà che vorrei sempre avere, è informatevi sempre su quello che andate ad autorizzare, perché una volta che è autorizzata la macchina parte e la macchina non si ferma più. Per cui le chiedo, signor sindaco, se quello che ho capito è corretto. Signor sindaco, vuol rispondere? Sì. Parola alla signora Bacis. Rispondo io alla signora Bacis prima. No, dicevo, risponda pure lei, poi diamo la parola alla signora Bacis che l'ha chiesta. Se vuol rispondere prima il sindaco non è un problema, poi intervengo io, non è. Come volete. Grazie. Allora, rispondo prima ad Arzuffi. Allora, lei... ha capito benissimo Arzuffi, quindi è chiaro quello che lei ha in mente e quello che è stata anche la conclusione di tutto il discorso che ha fatto. Però davvero non posso non ricordarlo un'altra volta che lei anche quando ricorda i consiglieri, quando sono seduti al tavolo, alzano la mano e votano qualcosa, sta un'altra volta insegnando a qualcuno che se fate bene il vostro lavoro o fate male, io vi dico state attenti a quello che state facendo, presupponendo che questi quando alzano la mano non sappiano già quello che fanno. Quindi paradossalmente mi sembra un'altra volta un'indicazione di carattere, mi passi il termine, istruttivo nei confronti di chi può essere seduto in un consiglio comunale. Io do per scontato che chi si siede lì alzi la mano perché c'è voglia di alzarla, non perché è stanco e non sa più cosa fare. Quindi se lei glielo ricorda, bene, magari siamo qui tutti quanti di consiglieri, hanno imparato qualcosa in più e questo un'altra volta. Ma davvero anch'io con la stessa umiltà che lei usa, le dico questo perché non voglio che pensi che stia facendo della filosofia speech per farle capire qualcos'altro. Però il concetto suo che ha detto è quello lì, cioè
che se io posso pensare che questa strada possa portare dei benefici e questa strada di collegamento, come ha detto lei, tra una zona industriale e una zona residenziale, sia una cosa che non è scritta in nessun PGT di tutti i territori che noi abbiamo vicino, non vado lontanissimo, sto nei nostri territori e guardo vicino a noi, abbiamo esempi sicuramente importanti che ci fanno capire che i collegamenti tra strade non sono discriminati da la collego con una zona residenziale o con una zona industriale, creo un passaggio di comodità per chi ci abita e per chi deve transitare su quella strada, mantenendo il più possibile i rischi di aumento del traffico, di limiti di velocità, di controllo di chi passa su quel territorio, e queste sono le regole che secondo me sono fondamentali. Queste vanno sicuramente valutate, studiate e capite se lì c'è la possibilità di fare bene questo lavoro. Non discriminando se collega la zona industriale con una zona che è artigianale, perché se andiamo a vedere la zona della Rasica, della via Rasica, dove dite c'è già e quella funziona, se vogliamo essere sinceri e trasparenti fino in fondo, ma davvero nella, non uso umiltà, ma nella trasparenza più assoluta, noi sappiamo che la via Rasica è una criticità di passaggio per le macchine oggi, e dico per le macchine che vanno di lì. E questo è un ragionamento, una valutazione da tenere in considerazione, e comunque collega una zona residenziale con una zona industriale, perché si arriva comunque nella zona industriale. La differenza di questa è che probabilmente è tutto il percorso, ma non è una cosa che giustifica il fatto di farlo o no. Dietro ci sono dei ragionamenti più complessi e più completi, che naturalmente, come ho detto prima, parlando col signor Guzzi, va valutato non sul fatto di dire mi piace o non mi piace, vediamo perché o per come. Valutiamo attentamente quali sono le motivazioni che dicono che va bene fatto un tipo di intervento di quel genere lì. Perfetto. Allora adesso, se il sindaco ha finito, diamo la parola alla signora Bacis. Prego. Grazie. Allora, non voglio entrare nella schermaglia politica perché non mi piace, voglio semplicemente rispondere che chi è qui a rispondere in questo momento sono gli attuali amministratori e non i precedenti. Volevo semplicemente ricordare che la precedente amministrazione aveva fatto una variazione del PGT, ma non aveva assolutamente pensato di, non aveva concesso assolutamente di costruire questa strada e non c'era neanche nelle intenzioni. Poi finisco la propaganda politica e passo ad altro. Condividiamo in pieno ciò che il comitato no camionabile ha detto. La nostra idea sarebbe quella di mettere in sicurezza le strade che già ci sono con i controlli e non con una nuova strada. Usando comunque anche le rilevatori o comunque tutto ciò che c'è a disposizione. Volevo poi dire un'altra cosa che adesso però mi sfugge. Ah, prima si è parlato di parlare con i cittadini dopo che il progetto è stato effettuato. Come minoranza abbiamo la stessa problematica. I problemi vanno affrontati prima che vengano decisi, non dopo, se si ha intenzione di comunque ascoltare anche gli altri, perché comunque tutti siamo cittadini, tutti paghiamo le tasse e comunque mi sembra logico ascoltare le proposte e comunque anche pensare a cosa gli altri possono pensare delle decisioni che si prendono, perché comunque io come consigliere mi sento responsabile delle decisioni che prendo e so che in futuro ne dovrò rispondere. Basta, grazie. Ok, allora ha chiesto nuovamente la parola il signor Crotti. Adesso prima di dargliela, visto che comunque è intervenuto parecchio, volevo capire se c'era qualcun altro della maggioranza che voleva rispondere circa quanto è stato richiesto dal comitato. Perché il sindaco ha espresso la propria posizione, però all'inizio aveva anche comunque detto che avrebbero parlato anche gli altri consiglieri. Volevo capire se gli altri consiglieri di maggioranza volevano dire qualcosa, altrimenti ridò la parola al signor Crotti. Ecco, vuole intervenire il vice sindaco, il signor Cagliani, poi il signor Crotti la faccio parlare, così magari risponde anche a quello che ci dice il signor Cagliani. Prego.
Buonasera. Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Dunque, faccio un intervento, mi sentite innanzitutto? Sì. Dunque, faccio un intervento, non dico riepilogativo, però volevo toccare qualche punto che è stato affrontato stasera. Il primo è la questione del dibattito, o dello, lo abbiamo chiamato lo sfociare in politica. Secondo me, per quanto sia brutto, perché quando si parla di politica, qua in Italia siamo sempre tutti un pochino coi nervi tesi, ma lo sfociare in politica, secondo me, è un qualcosa che è imprescindibile da questo tipo di riunioni. Mi spiego il perché. Io, dal mio punto di vista personale, giudico le persone non soltanto da quello che dicono, perché quello che mi dicono può essere vero, può essere falso. O sono esperto in migliaia e migliaia di campi, di conseguenza posso documentarmi su qualsiasi cosa che mi viene detto da chiunque, però tendo a dare fiducia a uno piuttosto che un altro, non dico sulla parola, mi informo, però alla fin fine, quando uno mi dice qualcosa, devo capire se la cosa può essere affidabile o meno, reale, concreta. Perché dico che è valido invece quello che noi chiamiamo lo sfociare in politica? È valido perché io non giudico le persone soltanto da chi cosa dicono, ma anche dalle persone con cui si affiancano. E un comitato che, tra l'altro, ritengo di condividere io personalmente una certa affinità con l'idea del comitato di non realizzare il tratto di strada di collegamento, ma nonostante questo, quando mi trovo un comitato affiancato da ex assessori che hanno collaborato e coadiuvato praticamente, come si è stato già introdotto prima, il raddoppio delle zone edificabili del villaggio negli ultimi anni, con l'erosione del suolo e anche le stesse zone dove una potenziale strada potrebbe sorgere, capite che mi spiazza perché non riesco a capire di cosa stiamo parlando, non riesco a capire come mai una serie di cittadini che non c'entrano nulla con la politica, parliamo del signor Guzzi, del signor Rondi e così via, gli altri promotori del comitato, che hanno il beneficio del dubbio, ma dall'altro lato abbiamo delle persone che hanno contribuito, non dico alla cementificazione, ma all'inizio, come diceva prima il signor Arzuffi, io faccio una strada e poi mi creano le cose intorno, e loro hanno fatto proprio questo primo passo, hanno trasformato gli spazi e inevitabilmente, pian piano, l'edificazione verosimilmente andrà avanti, perché e non si trasforma a casa, le stesse persone, gli stessi ex assessori citati, hanno anche, magari non tutte e due, scusatemi, soltanto uno, hanno trasformato anche le zone del santuario, dove poi è nato l'Eurospin. Quindi è vero che il comitato è un comitato che sicuramente ha cuore il verde, tutti hanno a cuore il verde, però è anche composto dai loro promotori principali che hanno fatto tutto fuorché quello. Di conseguenza io stesso che, ripeto, condivido un'affinità con l'idea della non realizzazione, mi trovo spiazzato e anche io stesso come consigliere, tornando a quello che ha detto il signor Azzuffi, nel momento in cui io devo alzare la mia manina, se posso pensare che non sono d'accordo, però dall'altro lato posso anche pensare ad essere d'accordo, visto il messaggio che è passato. Spendo una parola anche sulla questione del suonare i campanelli, che non è banale. Non li avete solo voi i conoscenti a Osio Sopra, anche noi siamo di Osio Sopra, anche noi abbiamo parenti, amici, cugini e quant'altro, e se mi vengono a dire che mi hanno suonato il campanello e mi hanno chiesto se volevo firmare la petizione, capisci che non me lo invento, poi magari è una mosca bianca che è successo una volta e di conseguenza poi si è ingigantito, così come, e qui spendo una parola a favore vostro che ora negate di aver detto e di aver parlato di camionabile, di parlare di camionabile, può essere che abbiate parlato di camionabile o qualcuno di voi non autorizzato abbia parlato di camionabile a dei cittadini per invogliare la firma, però in realtà non era vero ed è stato un passaparola che si è ingigantito e da lì è nata la questione camionabile. Tante cose, è per quello che sottolineo il fatto che il dibattito che sfocia in politica non è banale, non è banale perché mi permette di capire chi mi sta raccontando un qualcosa di bello, lineare, corretto, non travisato, non trasformato dalla sua volontà e chi invece dall'altro lato cerca di dirmi le cose corrette, giuste, precise. E se notate non sto dicendo chi dice la verità e chi non dice la verità, sto di proposito lasciando le due cose molto generiche per non puntare il dito su nessuno.
Un altro piccolo punto che mi preme sottolineare è che ritengo sacrosanto che un gruppo abbia il diritto di fare una raccolta firme per sostenere la propria contrarietà a qualcosa. Certo, la soluzione che poi ci è stata proposta di chiudere tutto mi ha fatto un po' sorridere, nel senso, mi dici che la strada non è corretto realizzarla, magari posso anche condividere la tua idea. E mi dici che però la soluzione è anche chiudere Papa Giovanni, Vittorio Veneto, Rasica e tutto quanto. Chiudiamo tutto perché quando nel momento in cui è la mia strada a essere toccata, allora chiudiamo tutto, no? Se tutto il traffico non potrà più passare a Osio Sopra, parlo del traffico dei camion. Quindi ciascuna via fino a ieri faceva la sua parte, io vengo da via Pascoli, è una via privata, ad uso pubblico, sono diventato amministratore, ma non ho deciso, chiudiamo via Pascoli perché mi stanno antipatici tutti quelli, sono anche all'istruzione, quindi mi stanno antipatici tutti quelli che vanno a scuola e non devono più passare dalla mia via. Non mi permetterei mai di fare una roba del genere. Da adesso, fino a vita naturale, durante, via Pascoli, almeno da parte mia, sarà sempre dedicata ad uso della nostra scuola. Perché? Perché ai cittadini serve. Non mi importa se io subisco un disagio, e tanti altri cittadini di via Pascoli la pensano come me, non mi importa se io subisco un disagio se la mia strada viene utilizzata per i bambini della scuola. E voi del comitato, mi sarebbe piaciuto almeno sentire un commento a questo proposito, un commento, non mi interessa se le macchine passano dalla via Monte Bianco, se riesco a togliere dalla via Papa Giovanni, dove i miei bambini e i miei figli di pochi anni attraversano la strada in una strada trafficata all'inverosimile, dove abbiamo i nonni vigili di 70 anni che vanno lì a far attraversare i bambini per strada, e mi avete visto che ero lì insieme a loro quando non potevano farlo perché magari erano malati o infortunati col traffico che passava lì. Allora quelli di via Papa Giovanni che hanno subito questo traffico e i bambini corrono dei rischi, continuiamo così perché via Monte Bianco invece non può essere toccata. E ripeto, non sto dicendo che è giusto toccare via Monte Bianco, non è giusto, sto buttando lì delle idee per cui tutti noi dovrebbero farci un esame di coscienza sugli interessi che portano avanti, maggioranza, minoranza, comitato e quant'altro e così via. Concludo parlando della raccolta firme. 600 è un numero importante. Però a me piace fare i conti, se avete guardato i serviti, i consigli comunali lo sapete. Dando per scontato che tutti i firmatari siano maggiorenni, stiamo parlando di circa il 15% degli aventi diritto al voto di Osio Sopra. Significa che se dovessimo votare oggi in consiglio rispettando questa proporzione, due consiglieri voterebbero no alla strada, 11 consiglieri voterebbero sì alla strada, ed compresi due consiglieri di Osio Aperta. La raccolta firme nella petizione si dice che è stata effettuata con difficoltà grazie alla causa della pandemia. Dunque, l'intero territorio è stato sommerso da volantini, social network e, ripeto, ribadisco la questione dei campanelli, vera o non vera, non lo so, questo è quello che mi hanno riferito. Quindi smentisco quello che viene dichiarato nella petizione in cui la pandemia l'ha resa difficoltosa e di conseguenza sono solo 600. Avete raccolto il 15% dei cittadini, che sono un numero importante, che ha ragione di dire la propria, ma c'è ancora un 85% che, nonostante interpellato, non ha detto niente. Magari non l'avete trovato a casa, magari non l'avete consultato, magari qualsiasi cosa, però stiamo parlando di due proporzioni completamente diverse. Concludendo interamente, è importante, quando si fa una petizione, quando si parla alle persone di qualcosa, soprattutto quando non si è politici, perché se lo faccio io domani, se io dico un qualcosa che non è corretto o che è falso, domani finisco sul giornale. E poi io come amministratore ho il dovere di avere un'etica e una morale e impegnarmi ancora di più per averla, per non rischiare di cadere, che qualsiasi essere umano può cadere in errore o in una parola di troppo, ma un amministratore, una persona esposta, ancora di più. Un cittadino si può permettere delle leggerezze in più, è vero, però quando mi viene da pensare e scopro che alcuni di questi cittadini che poi hanno colloquiato con me pensavano di firmare per un'autostrada, una camionabile, mi rendo conto che c'è qualcosa che non quadra, mi rendo conto che io personalmente sono stato ingannato, mi sentirei ingannato. Poi non sto dicendo che 600 cittadini hanno capito però, perché è chiaro che se avete raccolto un numero di firme pari a 600, tanti cittadini hanno capito
precisamente cosa intendevate, ma molti cittadini che invece sono venuti a confrontarsi con me pensavano che noi stessimo per creare un'autostrada a quattro corsie, faccio una battuta, però comunque una camionabile, tanto che il nome del vostro comitato è proprio una camionabile. Concludo, ma invito anche i cittadini di Osio Sopra che ascolteranno poi la registrazione, e vale come regola generale, a sentire sempre entrambe le campane, e quindi è molto difficile sentire la campana dell'amministrazione, perché bisogna andare a guardarsi 4 ore di consiglio, lo comprendo. Questo incontro potrebbe essere interessante per i cittadini che riescono a vedere una discussione che dura di meno, però che tratta argomenti proprio terra terra, che sono quelli che sono stati trattati stasera. Concludo, e questa volta definitivamente, perché sto tendendo a dilungarmi, concludo dicendovi, non c'è ancora l'idea, o meglio, non c'è ancora un progetto, quindi giustamente, prima di effettuare un progetto, l'amministrazione deve fare tutte quelle cose che sono state usate come spauracchio questa sera, controllare se i terreni vanno bene, fare lo studio di 2.500 euro di cui parlava prima il signor Guzzi, fare un'altra serie di cose per non andare dai cittadini e presentare aria fritta, perché come facciamo noi a dirvi la strada è giusta, sbagliata, facciamo questo, non facciamo l'altro, se non si lavora pian piano con i dati alla mano. Il comitato è partito da un'idea che è stata percepita nell'aria, si è andati a colloquio dal sindaco, il sindaco ha confermato che c'era un'idea e il comitato è partito. Ha cominciato a richiedere prove, dati, progetti, cose che non esistevano. A un'amministrazione che stava affrontando una pandemia e stava pensando a tutt'altro, piuttosto che progettare e costruire una strada. Magari si realizzerà, non si realizzerà, e si discuterà nel momento in cui ci sarà il progetto, come diceva prima il sindaco, con un confronto anche con i cittadini. Grazie mille di avermi ascoltato. Perfetto. Adesso diamo la parola al signor Rondi, allora. Sì, io volevo fare un intervento molto breve, legato al fatto che tutto quello che si è discusso stasera di implicazioni varie, non si vede. Se può accendere la telecamera, Rondi. Sì, scusa. Ora si vede? Sì. Ok, volevo fare solo una considerazione breve di quello che è la mia percezione rispetto alla discussione che si sta facendo stasera, portando alcune considerazioni, no, brevemente. Innanzitutto il tema della viabilità su Via Rasica, pensando poi a quanto si sta pensando nella zona della Rasica stessa, ma in termini di nuovo insediamento, sicuramente questo raccordo non credo porti un vantaggio a questo. Lo porta sì dal punto di vista del traffico sulla Via Rasica, ma se devo pensare a quello che è uno sviluppo a livello urbano nella zona della Rasica, giù in fondo, del quale si sente e si vede anche parecchie discussioni in merito e anche dalla pubblicità, sicuramente questo raccordo non porta un contributo a questo punto. Il secondo aspetto che dico, che pongo in evidenza, è, come ha evidenziato il sindaco prima, citando il fatto che abbiamo una realtà industriale che è quella di Quistini nella zona della Cava, io credo che, guardando un poco il volume delle attività, il numero dei viaggi che fanno con questi camion, non andiamo, diciamo, a peggiorare né a migliorare l'inquinamento, ma sicuramente non è che possiamo pensare di fare un raccordo di questo tipo per la realtà della Quistini. Lo dico anche perché personalmente, non sono d'accordo nel consumare altro terreno agricolo sul comune di Osio Sopra. Sarà una mia visione, sarà una mia posizione, ma vedo questo come, diciamo, un qualcosa che dobbiamo evitare. L'altra cosa invece che vedo abbastanza evidente è che se noi facciamo questo, se si decide di fare questo tipo di raccordo, chi ne fruirà effettivamente è la zona industriale di Osio Sotto, cioè noi andiamo ad aprire un collegamento diretto a una realtà industriale molto importante che insiste, diciamo, alla fine di questo raccordo, che non potremo fermare dal punto di vista del traffico verso soprattutto l'autostrada o verso nord, diciamo verso Dalmine in generale. E questo è secondo me un dato di fatto. E aggiungo l'ultima cosa e poi mi taccio. Quando avremo
quando si dovesse realizzare questa strada, è chiaro che è tutto abbastanza naturale, è una mia visione questa, ci sarà sicuramente un'urbanizzazione di tipo industriale come un proseguimento di quello che è la zona industriale di Osio-Sotto verso il nostro paese, e quindi di fatto non possiamo dire che non c'è una preoccupazione sulla possibilità di peggiorare le condizioni, diciamo, di questa zona dal punto di vista degli insediamenti, soprattutto industriali. Grazie per l'opportunità. Sindaco, mi perdoni, rispetto a quello che ha detto il signor Rondi, vuol rispondere? Sì, certo. Okay. Allora, naturalmente la prima affermazione è stata quella che Maurizio ritiene che non sia propedeutico il fatto di fare il collegamento di via Montebianco verso Osio-Sotto per migliorare la viabilità verso la Rasica, visto che c'è un progetto di realizzazione, o meglio di riqualificazione urbana della Rasica. Infatti io non ho mai detto che questo serve per la Rasica. La Rasica ha una vocazione sua, e quello sarà un ulteriore possibile incremento di persone che passeranno dalla via Rasica per andare verso le loro abitazioni, qualora dovesse concretizzarsi questo progetto, come ha detto lei, verosimilmente si concretizzerà. Quindi via Montebianco non c'entra con quello che riguarda il discorso Rasica. Rasica è qualcosa che io non ho mai detto, ma che va per conto suo. Chi però dovrà andare alla Rasica deve passare sulla via Rasica, che oggi è stretta per andare giù. Quindi se una parte di traffico si potesse pensare che va verso via Montebianco e va Osio-Sotto, probabilmente ce n'è meno che vanno verso la Rasica per andare dall'altra parte. Ma è un discorso che va da sé. Però io non ho detto che questo serve per quel tipo di intervento. L'altro ragionamento invece, che è secondo me importante, quando si dice che noi andiamo a consumare il suolo e soprattutto quello agricolo, io per mia vocazione faccio anche l'imprenditore agricolo e mi piace questa idea di poter conservare il verde e quello che è la natura. In quel tratto di strada, e sono 300 metri circa di strada in più che si porta via, l'impatto che potrebbe avere come consumo di suolo e consumo di verde è sicuramente fisicato rispetto a quello che può essere qualsiasi tipo di considerazione. Se vogliamo farla passare come uno scempio oppure un rovinare un polmone verde, la vedo veramente difficile come cosa da sostenere. Ma anche quella lasciamola da parte. Quello che invece mi dà fastidio a livello di osservazione, ma non la sua di osservazione, quando qualcuno me la fa, è che tutti quanti noi continuiamo a dire che oggi il problema della nostra nazione, oltre al problema sanitario, che quello è primario su ogni cosa, ma di conseguenza poi tocca anche il problema economico, e non a caso noi stiamo ragionando su quello che succede nel nostro paese, perché se la pandemia va avanti, l'economia non va avanti, e già l'economia nostra è in difficoltà. Quella strada di collegamento che lei mi dice che porta da Osio-Sotto a Osio-Sopra, io posso anche pensare, magari in modo stupido, che se fatta bene, con una pista ciclabile, qualcuno di Osio-Sopra che va a lavorare a Osio-Sotto in bicicletta, non più la Semati perché è andata da un'altra parte, ma altre aziende che ci sono, magari riusciamo a portare un beneficio economico anche nei confronti di questa cosa. Poi è chiaro che sono supposizioni e sono, tra virgolette, alchimie che non sappiamo se si concretizzeranno. Però davvero, Maurizio, mi permetto di dirlo a livello confidenziale, visto che siamo cugini, cioè, te giri per il mondo e sai cosa vuol dire oggi l'economia? L'economia va nei confronti o nelle direzioni di chi cerca di agevolare che ci siano collegamenti facili che consentano di arrivare sul posto di lavoro in modo tranquillo, e la Germania ne è un esempio. Quindi le strade possono essere fatte in un modo o fatte in un altro modo. Sicuramente quello che ho detto prima, e non me lo toglie nessuno, il discorso di Quistini è chiaro che è una realtà, ma non smetterò mai di dirlo, perché io penso che chi dà dei posti di lavoro abbia bisogno di essere considerato allo stesso modo. Poi collegare Osio-Sopra a Osio-Sotto, l'ho detto prima, se ci facessimo una bella pista ciclabile lì che porta giù chi va a lavorare a Osio-Sotto in una zona industriale, può essere una bella idea. Ragioniamoci sopra. Intendo dire, questo è il modo di concertare insieme quelle che possono essere le varie idee.
non chiudere la barriera e dire una strada non serve, non va bene, perché poi, ripeto, dico, aggiungo un pezzettino in più, noi abbiamo l'esempio palese di quello che è la circonvallazione che gira intorno alla Tenaris, che non è una strada fatta perché serve alla Tenaris, o sicuramente serve anche alla Tenaris, serve anche a chi deve andare via da oggi sopra per andare da un'altra parte. L'importante, quello che mi viene da dire, è veramente confrontiamoci serenamente e seriamente sul fatto che se la faccio o non la faccio, non sto consumando il suolo, punto e basta. Posso mitigarlo aggiungendo altre cose che consentono di mitigare quello che è stato fatto. Ma sulla valutazione di dire che chi deve passare da lì deve per forza andarci col camion e basta, e non può andarci in bicicletta, io faccio fatica a pensare che non sia vero quello che dico io rispetto a quello che ha detto lei prima facendo la sua osservazione. No, io faccio metto un secondo solo, rispondo solo al fatto che una volta che abbiamo fatto, dovessimo fare questa strada, la mia più grande preoccupazione è che non ho consumato solo il terreno in cui ho edificato, ho costruito la strada, ma ho aperto un'opportunità, diciamo, di urbanizzazione industriale o anche di tipo privato in quest'area. Questo sono abbastanza convinto che possa essere la naturale conseguenza di aver aperto questa strada. Poi tutti quelli che sono i vantaggi della viabilità rispetto alla gente di Osio Sopra che può andare in quell'area lì, non credo che ci sia nessuno che in questo momento contesta un'affermazione di questo tipo. Gli accorcio il percorso e quindi non mi sento di dire che non è un'affermazione corretta. Io sono preoccupato, tra virgolette, lo ribadisco e chiudo, che una volta che io ho realizzato questa strada, cominciamo un'attività di urbanizzazione industriale e privata e chiaramente poi sarà difficile fermare. Grazie. Signor Crotti, vuole prendere ancora la parola? Perché siamo andati un po' avanti rispetto alla sua richiesta. Sì, grazie. Ho proprio tre risposte e un paio di spunti di riflessione, spero gli ultimi da parte mia, ne ho già parlato tanto. Allora, il motivo per cui io e Arzuffi facciamo parte di questo comitato non è che utilizzarlo per fare bagarre politica, semplicemente perché io abito in via Monte Bianco e Arzuffi abita in via Rasica e questa nuova strada ci passerebbe sui piedi. Il motivo per cui Maurizio Rondi, Michael e questi, soprattutto Maurizio Rondi e Michael sono nel comitato con noi è perché anche a loro la strada sostanzialmente passa. Ci sono anche altre persone che hanno questo problema e che sono nel comitato che non sono stasera, quindi sente malissimo e a tratti, quindi diventa difficile riuscire a capire il filo del discorso. Riprovo a togliere le gambe, quindi non è che diciamo, ci sono motivi particolari, incoerenze particolari da rilevare nel fatto che io siamo in questo comitato, semplicemente siamo direttamente interessati da quest'opera. Dopodiché il fatto che qualcuno nel firme ci dice poi abbia detto che questo può essere, non ho avuto notizia di questo, secondo me questo è tutto al fatto, c'era molta confusione soprattutto inizialmente. Su questo effettivamente i giornali. Signor Crotti, la fermo perché si sente malissimo. Abbiamo capito, e lo ripeto perché magari ci sta ascoltando, che in merito diciamo alle accuse di partecipazione politica a questo comitato, sia lei che signora Arzuffi in prima persona in quanto abitate nelle zone che poi saranno interessate dal passaggio dell'eventuale strada. Non abbiamo capito invece poi il secondo pezzo che era relativo alla raccolta firme, se non ho capito male. Provi adesso, diciamo, si è ripresa la linea. Come andiamo questa sera da voi? Qualcuno si è comportato bene, abbia detto cose esagerate durante questa raccolta firme? Io non ho notizie di questo, ce lo dico. Se qualcuno l'ha fatto, io lo attribuirei
attribuirei alla gran confusione che c'era soprattutto la scorsa estate su quest'opera, per la quale erano già usciti degli articoli di giornale che parlavano di camionabile, e chiaramente quando poi le voci girano tra la gente diventano incontrollate, possono anche in qualche modo, però sicuramente non era nelle intenzioni del comitato che venissero dette certe cose, e non è stato sicuramente, diciamo, il gruppo di persone che noi possiamo tenere, diciamo, sotto osservazione che ha fatto questo. Ecco, sul fatto che le 600 firme siano poche, io starei attento a fare un paragone tra il numero di firmatari di una petizione e il numero di elettori, perché sfido chiunque a raccogliere 600 firme su qualsiasi, in un paese come sopra. Per dirlo con una battuta, con un'analogia, in un'azienda dicono che solo il 15% dei clienti scontenti effettivamente formula un richiesto. Quindi starei molto attento, non dico che sia applicabile pari pari a una pubblica amministrazione, però io terrei una riflessione un po' più cauta sul giudizio che queste 600 firme sarebbero. Dopodiché, anche sul fatto che avremmo chiesto la chiusura delle vie Papa Giovanni, Vittorio Veneto, oltre che della via Monte Bianco, noi attenzione che parliamo di chiusura al transito dei camion, e attualmente quelle vie sono già chiuse al transito dei camion, quindi si tratta di far rispettare i divieti che ci sono, e questo mi ricollega a due spunti o due o tre spunti che vorrei dare proprio rispetto a quello che diceva precedentemente il sindaco. Allora, intanto prendiamo atto, se ho ben compreso le parole sia del sindaco che del vice sindaco, prendiamo atto che non si tratta di una camionabile, cioè che non volete fare una camionabile, che l'unica possibilità di transito di camion che verrebbe concessa sarebbe per l'aerobica inerti, che peraltro passano già, nonostante i divieti. Quindi io prendo atto di questo, correggetemi se ho capito male, ma io ho capito questo. Dopodiché vi invito però a fare questa riflessione. Allora, la strada permetterebbe un risparmio di 600 metri circa di percorso rispetto alla soluzione attuale. Se davvero intendete adibire a uso residenziale la vecchia, la Rasica, la Filanda, via Rasica deve essere sicuramente potenziata nei prossimi anni, e quindi porterebbe a un raddoppio di infrastrutture con dei costi sicuramente non coerenti con le esigenze complessive. E l'ultimo aspetto è che nessuno di noi pensa che voi abbiate l'intenzione diretta oggi di cementificare o di fare un'opera senza le precauzioni rispetto alla sicurezza stradale, alla velocità, però, come diceva prima Rondi, siamo preoccupati delle possibili pieghe che possa prendere in futuro questa cosa, perché ovviamente le cose, come dire, si entra in un territorio che fino ad oggi non è stato esplorato da nessuno, si dà una possibilità, si traccia una linea in una zona che oggi è verde, e un domani qualche altra amministrazione potrebbe dire: beh, c'è già la strada e mettiamoci un po' di residenza, mettiamoci un capannoncino, mettiamoci quello che ci vogliamo. Quindi bisogna sempre stare attenti alle reversibilità di queste scelte, perché ovviamente forniscono anche la giustificazione, il pretesto a chi verrà dopo per poter fare qualcosa di ulteriore. E sul fatto che poi non si tratterà mai di una camionabile, pongo l'attenzione sul fatto che già oggi non dovrebbero passare i camion, invece passano, e quindi la possibilità effettiva e concreta di fare i controlli e di non avere il transito dei camion o di non residenti o di chiunque si voglia interdire al traffico, mi sembra difficile, ecco, mi sembra molto, molto impegnativa come sfida. Sindaco e vice sindaco, chi vuole rispondere a queste ultime domande che ha fatto il signor Crotti? Penso io, e allora parto dall'ultima, che è quella che mi ricordo più facilmente. Allora, quando lei, Crotti, mi dice
che se c'è una strada già adesso i camion ci passano e aggiunge questo pezzo, naturalmente con una punta di criticità nei confronti di come non sappiamo gestire il traffico sulla via rasica. E un'altra volta, quando lei dice che non sto facendo qualcosa perché voglio strumentalizzare quello che sto dicendo, faccio fatica a crederle. Secondo lei mi dice questa nuova strada mi passerebbe sui piedi. Via Montebianco già passa sui piedi suoi e sui piedi di Arzuffi, perché arriva fino a dove comincia la strada che va verso la rasica, e quindi quelli già ci passano sui suoi piedi. Un tratto nuovo è un pezzo di continuazione che per adesso non passa sui piedi di nessuno di quelli che ci abitano lì, perché non c'è nessun'altra costruzione in quel pezzo di tratto. Quindi quando fa queste affermazioni dico: stiamo più precisi su quello che diciamo, perché per me le parole hanno un significato. Quando mi dice che non camionabile è una strada e dice prendo atto che è così, io spero che davvero tutti voi prendiate atto di quello che sto dicendo, perché non camionabile non vuol dire che ci possono passare dei camion. Camionabile rispetto a quello che può essere una strada normale, con la possibilità di transito di mezzi di aziende che operano sul territorio, e lì poi andiamo a specificare meglio. Quando lei dice che Cagliani si è espresso male, mi dice non abbiamo detto di chiudere le strade, lei ha capito male quello che Cagliani stava dicendo. Il suo ragionamento non era dire che voi avete proposto di chiudere le strade di via Papa Giovanni o le altre. Lui ha detto che se dovessimo interpellare i cittadini che abitano in quelle strade e chiedergli se fossero d'accordo a chiudere il traffico che ci passa oggi, probabilmente anche loro sono d'accordo. Noi siamo consapevoli e siamo certi che oggi i mezzi che possono transitare sulle strade di Osio Sopra sono limitati a quello che è la circonvallazione verso l'uscita. Quindi non dovete ribadirci ogni volta pensando che siamo così ingenui, oppure non abbiamo capito che questa strada è già vincolata al fatto che ci sia un tipo di traffico o meno. Lo sappiamo, se andava bene prima dovrebbe andare bene anche dopo. Perché sono partito dall'ultimo? Perché quando lei me lo dice, mi dice il camion passa lo stesso da lì, guardi che le posso garantire che non è che passa nell'ultimo anno e mezzo o due, quando io facevo il sindaco, ci passavano anche prima questo. Quindi è come se uno dicesse non metto la polizia perché tanto i ladri passano lo stesso, io la polizia ce la metto, poi speriamo che riescano a beccare un po' di più le persone che fanno quello che non è corretto. Detto questo, anche con la nostra polizia abbiamo cercato di rafforzare quelli che sono i controlli in quella strada per garantire il più possibile che non ci passino su quella strada. Aggiungo l'ultimo pezzo, e questo per onore di conoscenza, e lei Crocchi sicuramente lo sa, una delle aziende del territorio ha l'autorizzazione a passare con i camion su via Rasica. Non so per quale motivo questa azienda sì e le altre no, però anche lì non è stata sicuramente una scelta mia. Posso condividerla o no, ma non vado a sindacare quello che può essere la strada. Però se vuole dare delle informazioni, dia in modo corretto, che così diciamo le cose che sono quelle attuali, non quelle che stiamo parlando di supposizioni o quelle che possono essere delle intuizioni capite male. Quello che le ho detto prima è che la strada non le passerà sui piedi a lei e a signora Zuffi. La strada che c'è già le passano sui piedi, e questo mi sembra corretto dirlo. Quello che noi vorremmo aggiungere è un pezzettino che per oggi passa sui piedi di chi lavora quel tipo di terreno e naturalmente conduce in una zona. Mi fermo qui per il momento e riceverò altri interventi. Perfetto, allora hanno chiesto di poter intervenire prima il signor Arzuffi e poi la signora Bacis a conclusione. Poi ho chiesto se qualcuno della maggioranza voleva concludere, ma sembra che nessuno voglia intervenire, quindi io farei concludere il signor Arzuffi e la signora Bacis, se tutti sono d'accordo, poi se c'è bisogno di risposte da parte della maggioranza le diamo, e poi se per tutti va bene concluderei qui, se l'argomento per tutti è stato discusso in maniera esauriente. Ok, quindi diamo la parola al signor Arzuffi. Allora, Annalisa, chiedo solo la possibilità. Scusatemi, mi perdoni, signor sindaco, mi dica? No. Sindaco, non la sentiamo più. Ok? Sentite? Sì. Allora, chiedo solo una possibilità, visto che siamo in conclusione, e secondo me mi sembra democratico anche questo. Se uno di loro vuole concludere un dibattito rispetto a quello che abbiamo
abbiamo detto prima, in modo trasparente e costruttivo, possiamo lasciare l'ultimo pezzettino, che sono proprio 5 minuti, dove ci confrontiamo vis a vis su quello che potrebbe essere il proseguo di questo tipo di incontro, se vogliamo portarlo avanti, se c'è la volontà e la necessità. Ok. Ok, quindi chiede poi anche la parola al signor Buzzi, quindi facciamo parlare la signora Zuffi, la signora Bacis e Buzzi e poi facciamo la conclusione. Ok? Prego. Vorrei dividere il mio intervento in due parti. Vabbè, la prima parte è il problema di questa strada non è perché mi passa sopra a me o a Crotti, eccetera. Nel momento in cui viene fatto un prolungamento cambiano sicuramente gli equilibri di questa strada e sicuramente i flussi dei traffici. Questo è innegabile, per cui non mi si può venire a dire che comunque non cambia niente, perché comunque un pezzo di strada c'è già. Nel momento in cui io collego due estremità vado a creare un'opportunità, e questa opportunità viene sicuramente scelta da qualcuno. Prima cosa. Seconda cosa, una strada viene definita camminabile quando posso portare il peso del camion. Per cui nel momento in cui ci passi un camion, questa deve essere calibrata su quello. Per cui questa definizione di camminabile vuol dire che in quella strada, se come state pensando, verrà progettata per il passaggio anche dei camion selezionati, però verrà progettata su questo. Io adesso vorrei chiedere un impegno da parte dell'amministrazione, un impegno di questo tipo. Vorrei che nel momento in cui vengono raccolti tutti i dati necessari, questa amministrazione si impegni a un confronto fattibile, non col comitato, perché come è stato già detto prima, il comitato è unito unicamente in base a quel documento, ma a tutta la popolazione di Osio, per presentare questi dati ed essere così aperti ad ascoltare anche tutta la popolazione di Osio cosa ha da dire, tutte le persone interessate. Quello che è certo, sono convinto che molte persone del comitato parteciperanno a questo tipo di incontro, però quello che si vuole è affinché una decisione così importante per Osio Sopra sia una decisione condivisa, è che prima che questa venga presa, venga presentata e venga data la possibilità alla cittadinanza di poter dire anche la sua, sulla base dei dati che verranno raccolti, io spero in modo analitico e in modo corretto. Questo che chiedo che venga effettuato, ovvero che la popolazione venga resa partecipe per una decisione che non era assolutamente inserita all'interno della vostra, diciamo, del vostro messaggio elettorale, definiamolo in questo modo. E questo mi sembra una richiesta di limpidezza, e vi dico, noi parteciperemo non come comitato, ma parteciperemo sicuramente come dei cittadini, perché il comitato, come è stato ribadito più volte, è unito su quel documento e non ha nessun potere elettivo, per cui noi non rappresentiamo nessuno, noi rappresentiamo le persone che hanno firmato, ma su quel documento. Dopo ringrazio il vice sindaco, mi sembra, se non ho capito male, che abbia alcuni dubbi su questo pensiero. Io, se vuole venire a qualche riunione del comitato, sicuramente guardi che questo è sempre aperto, la mia mail ormai la conosce. La ringrazio. Zuffi, intanto prima che stacchi, le voglio chiedere, mi sente? Sì, la sento. Ecco, quando lei dice la consultazione popolare, lei intende quindi un referendum prima di decidere di fare la strada? No, io intendo dire un'assemblea pubblica dove vengono presentati gli studi per questa strada, dopodiché in funzione anche di come l'amministrazione acquisirà e di come l'amministrazione sarà in grado di convincere la popolazione che questa strada, questo vostro pensiero è positivo, poi si vedrà. È questo quello che chiedo. Io non sto chiedendo per ora referendum, dato che non posso chiedere referendum su un pensiero. Il referendum normalmente si chiede su qualcosa di nero su bianco, è questo che io come farò a capire, Zuffi, glielo chiedo davvero perché lei è stato qui prima di me, come farò a capire che la popolazione è favorevole o contro se facciamo solo una consultazione così, senza che abbia un valore di numeri?
No, guardi, io quello che le chiedo è che vengano prodotti dei documenti con i costi e benefici di questo possibile pensiero, analizzando i possibili flussi di traffico, e vengono dati a disposizione alla popolazione attraverso un'assemblea pubblica, dove l'amministrazione vada a indicare quali sono i fattori positivi e i negativi di questa strada. Questo che io le chiedo. Allora, io le dico, io non sono mai stato sindaco, per cui sono sempre stato al di sotto del sindaco, però le dico che quando la popolazione è favorevole a questo, lei se ne accorge, e sicuramente se la popolazione non sarà favorevole perché l'amministrazione non è riuscita a convincere sulla parte positiva di questo pensiero, la popolazione farà sicuramente qualcosa. Però questo dipenderà notevolmente da come verranno presentati e quali saranno i dati che verranno presentati, perché questo io sono molto sincero quando glielo dico, sinceramente io non ho ancora ben capito a cosa serve questa strada per la gente di Ososopra. Forse ho ben capito cosa serve questa strada per quelli di Ososotto, quelli che sono nella zona industriale, ma io faccio fatica a capire quale vantaggio può avere la popolazione di Ososopra su questa strada, ma potrebbe essere sicuramente un mio limite. Ok, lasciamo la parola agli altri. Ecco, allora magari facciamo intervenire la signora Bacis, così poi il sindaco o chi per la maggioranza dà una risposta unica. Signora Bacis, okay. Grazie. In qualità di amministrazione, di opposizione, scusate, riteniamo che screditare la valenza di 608 firme solo perché la cosa è stata portata avanti anche da due cittadini tra tutti gli altri e che possono o non possono aver dato il via a questa cementificazione, che comunque l'attuale amministrazione, abbiamo capito, vuole concretizzare ancora di più con questa strada. E visto che prima non la si voleva fare, ci sembra un tentativo di voler deviare e sminuire il discorso in merito alla questione. Sinceramente ricordiamo anche un'altra cosa, che inoltre i cittadini non dovrebbero arrivare a sorbirsi oltre 4 ore di consigli comunali per poter avere informazioni certe, quando esistono comunque le assemblee pubbliche o gli incontri come questi per poterlo fare. Incontro che ad oggi, in questo momento, ancora non ci ha dato notizie certe sul se si farà questa strada e soprattutto perché si debba fare. Inoltre, a seguito di domande mirate, stasera alcune risposte sono state date, anche se il progetto ancora non c'è. Quindi continuiamo a non capire la reticenza iniziale che l'amministrazione ha spesso ad esporre le proprie motivazioni, che in realtà è quello che gli si chiede. Ad ogni modo, ora auspichiamo che, ci sia impegno ad un confronto con la cittadinanza richiesto dal comitato, che venga accolto e che poi si tenga conto anche dell'esito delle consultazioni. Basta, tutto questo lo volevo rimarcare. Grazie mille. Signor Guzzi, vuole aggiungere qualcosa anche lei? Arrivo. Non riesco. Ok, mi sentite? Sì. Ho difficoltà a sbloccare il microfono. Niente, volevo... Mi ha bruciato, diciamo, un po' la questione finale, Massimo. Sì, noi volevamo appunto concludere questo intervento strappando appunto questa tra virgolette promessa che una volta che l'amministrazione comunale abbia fatto tutte le valutazioni del caso si potesse confrontare con la popolazione attraverso un'assemblea pubblica, in modo che tutti i cittadini possano parlare e esporre le proprie opinioni su dati certi, che a questo punto ad oggi non abbiamo. Speriamo di averli quando l'amministrazione li produrrà, e niente, questa era un po' la nostra richiesta finale. Poi concludo semplicemente ringraziando tutti per la disponibilità, sia la maggioranza che la minoranza, che tutto il consiglio comunale. Mi piacerebbe sentire anche altri consiglieri di maggioranza, in quanto
ad oggi su questa questione si è risposto semplicemente il vice sindaco e basta, che tra l'altro si è detto titubante quanto noi della costruzione di una strada, quindi questo mi lascia ben sperare, e tutto qua, quindi spero che si possa, diciamo, instaurare una prossima collaborazione, un prossimo step, tutto qua. Grazie mille a tutti. Allora, chiede la parola anche il vice sindaco. Prego, signor Cagliani. Buonasera. Mi fa piacere che abbiate colto comunque il mio discorso. Allora, in alcuni punti l'avete colto, in altri punti un po' travisato. Sicuramente rinnovo che è vero che ho un'affinità con l'idea della realizzazione, ma anche della non realizzazione della strada. Io stesso, come voi, sto ancora decidendo, ragionandoci sopra. Ed è uno dei motivi per cui mi aspettavo anche questa sera la possibilità da parte del comitato di ottenere una serie di informazioni sulle loro volontà e sui loro ragionamenti che potessero far sì che io stesso prenda una valutazione piuttosto che un'altra. La mia decisione non è ancora presa, io sto decidendo, ma così come sta facendo tutti gli altri consiglieri, quelli di minoranza, quelli di maggioranza, io stesso sono amministratore, di conseguenza mi confronterò insieme agli altri amministratori con la cittadinanza per capire se il progetto è valido, non è valido, è interessante, non è interessante. È chiaro che il progetto risulta interessante, dall'altro lato devo capire anch'io le criticità o i benefici che può portare o che può non portare. Dall'altro lato, un altro punto che ho visto che è emerso, che è stato travisato da quello che ho detto purtroppo, non è mia intenzione dire che i signori Azzuppi e il signor Crotti siano all'interno del comitato per fare cacciara politica, assolutamente, però è mia intenzione dire che io giudico il signor Crotti e il signor Azzuppi rispetto a quello che hanno fatto in passato e a quello che stanno facendo adesso, e invito la popolazione a fare la stessa cosa, a giudicare le azioni nel bene e nel male, positive o negative, che sono state fatte prima da loro e come invece adesso sono fatte in modo diverso, allo stesso modo, lascerò a voi decidere. Signor Cagliani, mi perdoni, quindi voi ci state dicendo che sia lei che altri consiglieri della maggioranza state decidendo sulla fattibilità e la bontà di questo progetto, di questa strada, anche in base ai vari studi e vari rilievi che l'amministrazione comunale sta facendo. Abbiamo capito in modo corretto? Io personalmente sicuramente sì. Ok. Per gli altri consiglieri, rinnovo quello che ha detto il sindaco: quando un'amministrazione raccoglie una serie di dati, una serie di informazioni e poi va a confrontarsi con la cittadinanza, a quel punto lì tutti quanti, ma l'intero consiglio comunale, ha la facoltà di scegliere in autonomia. Ok, quindi queste valutazioni verranno fatte prima poi di parlarne in assemblea pubblica, solo a seguito di questi rilievi, di questi ulteriori accertamenti. È questo che ci avete detto questa sera, fondamentalmente, che prima di poter diciamo parlare concretamente di un progetto avete bisogno anche voi dei dati per dare poi le risposte che anche il comitato chiede. Ho capito io in modo corretto? Io parlo per me. Non parlo per il sindaco, per gli altri consiglieri. Il progetto è valido ed è interessante. Dall'altro lato è importante per me raccogliere anche dei dati aggiuntivi per poter analizzare i pro e i contro. Poi ciascun consigliere e il sindaco avrà altre opinioni in merito, come hanno già espresso, nel senso stiamo poi parlando di cose che sono state già dette e ridette. Va bene. Chiede la parola anche la signora Milesi. Buonasera a tutti, buonasera. Prendo l'occasione che mi ha richiesto il consiglio, visto che ha detto che ha visto solo una piccola parte della giunta, quindi ecco mi fa la sostanza. Ecco, avete mi riferisco solo oltre al fatto che non ho niente da eccepire rispetto a quello che già ha detto il sindaco e l'assessore Ravasio, quindi niente da eccepire e mi associo a tutto quello che loro hanno detto e dichiarato.
Voglio fare solo una precisazione. Avete sollevato sui social e tutto quanto, che poi io in primis non seguo perché non perdo tempo nel seguire i social, quindi sono solo voci che mi sono state riportate. Avete accusato comunque l'amministrazione di spendere male. Come spendere male? 2.700 euro impegnati per uno studio di settore, uno studio che era atto a capire la struttura geologica della strada per capire se poteva supportare o meno un peso atto comunque a costruire una strada, ribadisco, no camionabile, ok? Ora invece siete qui a richiederci dei dati, quindi mentre prima avete questionato su uno studio di settore, oggi siete qui a chiederci dati. I dati ce li regalano o bisogna pagarli? Con questo io concludo. Vedo che c'è un po' di difficoltà anche tra di voi nel capire bene cosa eventualmente potrebbe essere realizzato. L'assemblea pubblica la state chiedendo in tutte le salse, non è questa la situazione sociale che permette l'assemblea pubblica, quindi chiariamo un po' di cose. Oltre questo mi riferisco a un appunto che ha fatto la consigliera Bacis, che diceva avete dato delle indicazioni ma non del tutto. Quali indicazioni abbiamo dato? Me le può ribadire? Grazie. Facciamo un attimo rispondere allora la signora Bacis, perché le è stata rivolta una domanda diretta, poi faccio intervenire anche l'assessore Magnoni. Signora Bacis? Beh, scusate, non mi si attiva la telecamera. Sì. Posso parlare comunque? Sì, sì, parli pure. Allora, le indicazioni che sono state date è che a detta dell'amministrazione, del sindaco, la strada non sarà camionabile, ma sarà comunque una strada. È stato detto che si vuole alleggerire il traffico per Osio Sotto, che si vuole fare una strada di collegamento importante per Osio Sotto, e quindi penso che queste siano delle indicazioni, presumo. Non sono indicazioni? O le ritiene delle indicazioni, assessore Milesi? Non l'ho capita, me le puoi ripetere per cortesia? Cioè, mi sembra di essere stata chiara, no? No, no, per niente. Almeno io non ho capito. Se me le puoi ripetere, glielo chiedo proprio per cortesia. Ok, allora è stato ribadito che la strada non sarà camionabile, ma che comunque probabilmente ci sarà una strada, e che si intende migliorare la viabilità anche per via del lavoro ad Osio Sotto. Quindi, mi associo anche al discorso fatto da Rondi, sembra più una strada fatta ad utilità per la zona industriale di Osio Sotto che non per i cittadini di Osio Sopra, e quindi penso che delle indicazioni siano state date, poi magari mi sarò sbagliata, avrò capito male come dite sempre, e ci siamo qui. Sono Ravasio. Sì, la riconosco. Scusate, aspettate, signor Ravasio, le chiedo di aspettare un attimo perché vi state accavallando. Allora, ok. Posso? Sì. Mi chiedevo se, come dice la consigliera Bacis, questa è una strada che noi faremmo per collegare Osio Sotto. Mi spiega perché lei ha avallato il fatto che un'azienda entrasse sul territorio di Osio Sopra con il proprio insediamento e sicuramente, probabilmente, non si fermerà lì? Allora, le rispondo immediatamente, ribadendo ancora una volta che è qua lei per dare delle risposte e non più io, perché è lei che vuole fare la strada. Comunque, quando noi abbiamo fatto la variazione al PGT, e lo ripeto perché forse l'è sfuggito prima, quando abbiamo effettuato la variazione al PGT, la strada c'era stata richiesta e non è stata assolutamente accettata. Quindi di che cosa stiamo parlando? Ok, a questo punto finirei un attimo la discussione tra di voi e darei la parola all'assessore Magnoni. Buonasera a tutti.
Allora, io vorrei semplicemente affermare che oggi, da parte mia, l'intenzione alla realizzazione di questa strada, del proseguo, diciamo così, di Via Monte Bianco, c'è. Ovviamente questa intenzione, che abbiamo ripetuto per tutto il corso di questo incontro, al momento è un'intenzione, dovrà essere sostenuta, avete giustamente detto voi, come giustamente ha detto anche il vice sindaco, da un'attenta e ponderata fase di valutazione e di studio, ma questo, come tutti i progetti che stiamo portando avanti, non verrà realizzata una strada così dal nulla, ovviamente. E vorrei sottolineare soltanto un quesito che riguarda la via rasica. Questo nuovo tratto di via Monte Bianco, dopo tutto quello che abbiamo detto, non potrebbe quindi essere una valida alternativa alla via rasica, che ormai da tempo risulta pericolosa a causa del traffico che la interessa. Perché quindi la via rasica non può essere valorizzata in un modo diverso, magari attraverso la realizzazione di una pista ciclabile, e quindi senza dover intervenire su questa, ma semplicemente realizzando un tratto di strada che, come diceva poco fa il sindaco, non sarà superiore a 300 metri, quindi preservare questo spazio, che è quello della via rasica, che comunque conduce a un parco di interesse sovracomunale, per appunto sistemando e realizzando una strada che farebbe sì che il traffico confluisse in modo differente e preservasse magari la zona della rasica, e la preservasse da un traffico invece maggiore, sostenuto. Potrebbe essere sviato da quest'altra parte, oppure potrebbe essere fatto un senso unico su via rasica, e magari un anello che potrebbe, come ho già detto, portare il traffico dalla via Monte Bianco verso la zona industriale di Orgio Sotto, e poi tornando dalla zona industriale di Orgio Sotto verso Orgio Sopra, passando per la via rasica. Ecco, volevo semplicemente fare e sottolineare questa possibilità. Credo che il signor Arzuffi voglia rispondere a quello che ha appena detto l'assessore Magnoni. Prego, signor Arzuffi. No, sinceramente non volevo rispondere a quello che diceva l'assessore Magnoni, e la ringrazio anche perché è stato un intervento dove si dava una certa progettualità e si andava a esplicitare anche l'idea, posso essere confuso sull'idea, nel senso, perché è la prima volta che sento parlare di questo anello, ma almeno se inizia a parlare, forse anche dirlo alla gente, forse riesce a capire meglio, perché ve lo dico, la domanda è: perché si sta facendo? Si sta facendo allora per alleggerire tutta la via rasica? Perché veramente sono confuso. Però guardate, io volevo solo ringraziarvi, vi ringrazio anche a nome di tutto il comitato. Mi dispiace per alcuni pezzi di questo confronto, anche se lo ritengo è stato un confronto molto importante, eccetera, e nulla di più. Come vi abbiamo detto, quello che vorremmo noi è sicuramente che vi fossero più informazioni sulla popolazione. Dopo, voglio essere chiaro, chi deciderà sul futuro di Orgio Sopra, fino a quando questa amministrazione ci sarà, sarà l'intero Consiglio Comunale, per cui noi come cittadini possiamo esprimere il nostro dissenso. Voi come amministrazione comunale potete decidere se volete andare avanti assumendo logicamente le vostre responsabilità o ascoltare questo dissenso, assumendole anche in questo caso le vostre responsabilità. Attenzione, io non voglio assolutamente insegnare, voglio solo augurarvi buon lavoro. Sindaco, vuole chiudere lei? Sì, se posso, naturalmente sì. Quindi anche da parte mia ringrazio veramente i partecipanti che hanno espresso, naturalmente ognuno a modo proprio, quelle che sono le considerazioni che dovevano essere comunque espresse in questa serata, perché
se fosse passato il messaggio che c'era buonismo da parte di entrambi i fronti, sicuramente ci saremmo raccontati probabilmente delle bugie e quindi saremmo qui a fare un confronto che probabilmente scivolerà di ogni risultato di quello che ne dovrebbe conseguire. Mi piace l'ultima affermazione che ha fatto Arzuffi, perché naturalmente quello deve essere il senso di conclusione di ogni discorso, di ogni discussione. Se le cose sono costruttive e valutate nell'insieme, probabilmente ognuno per la sua parte si porta a casa qualcosa di più, tra virgolette, sostanzioso su cui ragionare e su cui fare delle considerazioni. L'ultimo intervento è quello che erano rimasti appunto gli assessori Magnoni e la dottoressa Meresi, erano legati al fatto che naturalmente non aspettavano la sollecitazione di Guzzi per poter esprimere il loro parere. Ma scusate, sindaco, la fermo un attimo perché c'è qualche microfono aperto e non si capisce nulla di quello che sta dicendo. Chiedo a tutti di chiudere il microfono, prego. E quindi dicevo che quelle che sono state le ultime, gli ultimi due interventi sia dell'assessore Magnoni che dell'assessore Milesi non aspettavano la sollecitazione di Guzzi per esprimersi, ma avevano sicuramente nel loro target l'idea di trasmettere quello che possono essere delle valutazioni che noi abbiamo sempre detto e mi dispiace ancora una volta che Bacis non abbia ancora capito quello che noi abbiamo in mente, perché io davvero mi stanco di ripetere all'infinito le stesse cose. Chi vedrà il filmato sicuramente capisce quante volte abbiamo detto la stessa cosa e quindi non mi limito al fatto di pensare che qualcuno mi dica che non è chiaro quello che noi stiamo dicendo. Sicuramente quello che noi diciamo è che prima di decidere di fare un intervento vogliamo prenderci il tempo necessario per fare delle valutazioni. Se qualcuno ci accusa di spendere dei soldi per fare delle valutazioni, non ci può dire dopo portateci dei dati che ci facciano capire che la cosa è sensata. Quindi se questo è chiaro per la popolazione, e a me interessa che sia chiaro per loro, perché se non la capisce qualcuno di noi stasera mi interessa relativamente poco. Se non riusciamo a farci capire la popolazione, probabilmente dietro c'è una mancanza davvero di comunicazione. E io intendo veramente che questa non sia questa la motivazione. Detto questo, però, la cosa importante è che se dobbiamo sederci a un tavolo, e qui lo dico per l'ultima volta, che sia un tavolo costruttivo e che ci porti a pensare che dietro una realizzazione di una strada, e stiamo parlando di un paese, non di una strada, di un paese, chi viene a sedersi non pensi che fare o non fare un certo tipo di intervento possa essere condizionato dal fatto che passa vicino a casa mia. Questo lo dico perché sarebbe la stessa cosa per me. Poi quando un'altra volta Bacis dice che siamo cittadini e noi paghiamo le tasse, non c'è bisogno che me lo dice Bacis. Io lo so benissimo quali sono i cittadini, quanti sono, come fanno e che pagano le tasse. Se riescono mi fa piacere che le pagano. Se non riescono mi fa piacere che magari c'è qualche motivo per andargli incontro. Quindi non aggiungiamo i pezzettini che non c'entra niente rispetto a quello che stiamo dicendo oggi. Io voglio davvero essere limpido su questa cosa. Se c'è qualcosa lo dichiaro e lo diciamo, se non c'è qualcosa di concreto non lo diciamo finché non lo facciamo, e non mi piace il gioco che se lo dico perché ho speso dei soldi allora non va bene perché ho fatto un intervento che prima devo chiedere alla gente. Ma se prima devo chiedere alla gente non sapendo se poi posso farlo, io ne devo aver fatto allo stesso modo due cose che non vanno bene. Quindi concedetemi almeno la buona fede di pensare che quello che stiamo facendo non lo facciamo perché c'è un interesse privato da parte mio di qualcuno che fa questa cosa. Stiamo pensando che probabilmente può essere utile per la cittadinanza del paese di oggi e sopra, non di una via, non di un numero di persone, ma dell'insieme del paese. E quando voi mi dite che probabilmente serve oggi o sotto per venire oggi o sopra, mi stupisce questa cosa, vuol dire che tutti quelli di oggi o sotto sono lì a aspettare che apriamo quella strada lì per venire da noi. Se me lo dite voi e devo crederci, va bene. Tutti quelli che abitano ad Amine stanno aspettando che apriamo quella via lì perché così attraverseranno Osio sopra per andare a Capriate. Va bene, ma mi sembra veramente delle cose banali se la vediamo in quel modo lì. Invece valutiamo tutto quello che abbiamo detto prima e mi piace quello che ha detto Rondi, mi piace quello che ha detto Arzuffi, perché naturalmente stiamo cercando un confronto e capire quali possono essere le criticità.
quando Rondi mi dice noi facciamo questa strada, mi piace, vocatamente mi dice già che anche lui è abbastanza convinto che la cosa possa essere fatta, ragioniamoci come potrebbe essere fatta meglio, e questo tipo di atteggiamento che mi piace. Grazie, io penso di aver concluso e ringrazio tutta la popolazione, la saluto naturalmente visto che poi il video verrà pubblicato attraverso dei canali social. Buona serata a tutti. Microfono spento, avvocato. Perdonatemi. Allora, se tutti hanno concluso e non c'è più niente da aggiungere, io chiuderei qui questo incontro. Ringrazio a tutti di aver partecipato e di aver permesso alla popolazione di capire un attimo di più e risolvere magari delle perplessità circa questa nuova strada che potrebbe essere costruita. Quindi ringrazio tutti e vi auguro una buona serata. Bene, grazie. Grazie, buona serata. Salve. Grazie, arrivederci. Salve, buona serata.